Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento di formazione per la terza annualità di Leggere Forte, progetto promosso dalla Regione Toscana, la direzione e il partenariato dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, di INDIRE, del CEPEL e con la collaborazione di LAV Lettura ad Alta Voce. Il progetto ha lo scopo di favorire il successo nei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che l'ascolto della lettura ad alta voce produce. Questo incontro, dal titolo Leggere e Includere, è rivolto alla fascia 06. Ne approfitto per fare una piccola parentesi tecnica. La partecipazione alla diretta è prevista per coloro che si sono iscritti all'incontro, ma nel caso in cui non abbiano ricevuto il link, avranno comunque modo di visionare la formazione anche in un secondo momento, sempre nel canale YouTube della Cattedra di Pedagogia Sperimentale. Anche se questa modalità non è valida ai fini del riconoscimento delle ore. Anche quest'anno è prevista una formazione di base, rivolta a chi non ha mai partecipato al progetto. Un primo ciclo, si è già concluso e a breve usciranno le date per il secondo ciclo. Ricordo infine che verrà messo in chat, un link per registrare la vostra presenza e un analogo link al termine dell'incontro. Vi preghiamo quindi di accedervi e confermare così la vostra iscrizione. Oggi abbiamo qua con noi Moira Sannipoli. Moira è ricercatrice in didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione dell'Università di Perugia. È docente di pedagogia della diversità e delle differenze e pedagogia speciale dell'infanzia. Insegna nel corso di specializzazione per le attività di sostegno presso l'Ateneo Perugino. È inoltre referente del Centro di Documentazione, Aggiornamento e Sperimentazione sull'Infanzia della Regione Umbria e membro della segreteria del gruppo nazionale Media Infanzia. Infatti, è autrice di numerose pubblicazioni relative ai temi dell'infanzia, della disabilità, dell'inclusione e delle povertà educative. Lascio dunque la parola a Moira e la ringrazio nuovamente per la sua disponibilità e vi auguro una buona formazione. Grazie, grazie mille Maria Assunta. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie ancora per questo nuovo invito. Sono molto felice di essere tornata a poter passare un po' di tempo con voi all'interno di questo progetto. Ringrazio il professor Batini per questo ulteriore coinvolgimento che mi rende molto felice e molto appassionata, dei temi che andremo a toccare insieme. Ho avuto la fortuna magari di incontrare già qualcuno di voi nelle precedenti edizioni di questo progetto, quindi saluto di cuore chi ho già incontrato e do il benvenuto e il benvenuto naturalmente a chi per la prima volta ha la possibilità di confrontarmi, di regalarmi un po' quelle che sono le proprie visioni su questo tema, che è un tema secondo me molto importante, significativo, che lega la lettura a questa grande categoria che è l'inclusione. Potremmo vivere questo incontro da più punti di vista, nel senso che questi due mondi stanno insieme, come vedremo, per tantissime dimensioni. Io ho scelto una traiettoria che spero possa essere significativa per la vostra vita professionale, oltre che per la vostra, chissà, vita personale, con la consapevolezza che in fondo, come educatori, educatrici, insegnanti, abbiamo scelto un mestiere dove fortemente, no, abbiamo bisogno di spazi per prenderci un po' cura di noi. Allora mi auguro, e l'augurio che vi faccio davvero di cuore, che questo tempo insieme, queste 2 ore insieme, siano un tempo di cura anche nei nostri confronti. E il mondo dell'inclusione, generalmente, poi adesso lo andremo a vedere insieme, insieme a quello dei libri, intrecciato a quello dei libri, credo che possa essere anche un'occasione preziosa per tenere insieme questo tentativo di cura reciproca. Voi avete a disposizione una chat, io sono felicissima se viviate questa chat come uno spazio davvero di riflessione, di scrittura personale, di condivisione. Viviamolo come uno spazio di parola. So che siete in tantissimi collegati oggi pomeriggio, vi ringrazio per questa fiducia che mi regalate in questo tempo di cura, appunto, però sentitevi davvero liberi di utilizzare la chat anche solo per poter stare naturalmente in relazione tra di noi e quindi io sarò contenta poi di prenderci uno spazio magari finale di un breve scambio, magari
Ringrazio Maria Assunta che saprà raccogliere qualche sollecitazione, ma metterò sempre un occhio se potrò in alcuni momenti nella chat per poter stare davvero in relazione con voi. Allora, procedo ad una piccola condivisione di un materiale che ho preparato per voi e che avrò poi il piacere di condividere per intero, naturalmente, dentro questo percorso e che rappresenta un po' una traccia di questo nostro stare insieme. Allora, procedo subito, così andiamo un po' a vedere insieme quelli che sono alcuni nuclei di questo percorso. Allora, innanzitutto vi dicevo, ho avuto la fortuna di incontrare qualcuna e qualcuno di voi in questi anni e non qualcun altro, e quindi mi piace brevemente ripresentarmi velocemente davvero per chi non ha avuto il piacere di condividere con me un pezzetto di strada. Andrò brevemente, insomma, di solito la faccio un pochino più lunga, qui andrò brevemente perché sono sicura che con tante di voi abbiamo già avuto occasioni per poter stare dentro questi ragionamenti. Però lo faccio perché? Perché tutte le volte che c'è qualcuno che ci prende per mano, in un pezzetto di strada, piccolo o grande che sia, io credo che noi abbiamo un po' un dovere di presentarci, no? Questo vale anche con i bambini, le bambine, le famiglie, tutti i giorni. Io tengo molto a questa dimensione nei gruppi che ho la fortuna anche di accompagnare in percorsi di formazione, di supervisione un pochino più lunghi di quello che noi abbiamo appunto la possibilità di vivere insieme. Tengo sempre a dire che quando ti si affida qualcuno per un compito, è bene che l'altro sappia chi tu sia, anche per poter prendersi un po' conto, no, del perché è capitato nella tua vita in quel determinato momento. Allora invito sempre le educatrici, gli insegnanti, gli educatori a dire: ma vi siete presentati un pochino a chi vi accompagna? Avete raccontato qualche traccia della vostra storia? Avete raccontato perché siete lì, in quel nido, in quella scuola dell'infanzia, in quel determinato momento della loro vita? Allora io lo faccio brevemente. Io in questo momento, come vi diceva, appunto, sono una ricercatrice dell'Università di Perugia. Devo dire che i miei anni di studio sono quasi un ventennio su questi temi. Ecco, tra poco festeggio questo ventennio, che è stato un ventennio però davvero anche molto di precariato mio personale, e questa dimensione che caratterizza tanti della mia generazione in realtà è stata per me un elemento molto evolutivo, perché fino a qualche anno fa, diciamo, mi sono molto sporcata le mani proprio come educatrice nei vissuti appunto di quelli che erano i mondi che io avevo iniziato a frequentare fin dal mio inizio, diciamo, di formazione all'interno di questo percorso, naturalmente. Quindi fino a un paio di anni fa mi sono tenuta, perché lo potevo fare, un piccolo contratto con una cooperativa che mi permetteva di viverla l'educazione da dentro. Il mondo dell'educazione io l'ho scelto fortemente ad un certo punto della mia vita per un motivo proprio personale. Mi è capitata una vicenda personale, emotiva, molto forte, che mi ha portata alla ricerca di un sapere che fosse capace, come diremo a breve, di generare un po' di speranza, intendendo per speranza proprio una capacità di generare possibilità, no? Di regalare degli spazi anche di partecipazione. Sono capitata così, ho trovato questo sapere, che è quello pedagogico, del quale mi sono follemente innamorata. A partire da lì ho tenuto insieme quelli che erano due fuochi per me molto significativi. Da una parte l'educazione, la bellezza di vedere il buono che c'è e promuovere le possibilità delle persone, e dall'altro questo incontro che io avevo fatto col mondo della disabilità, col mondo di quei bambini, di quei ragazzi, di quegli adulti che in qualche modo per un certo motivo sono venuti al mondo così, in una condizione ai nostri occhi un po' particolare. E devo dire che quello è un mondo che mi ha insegnato tantissimo e che ancora oggi rappresenta un po' il mio focus principale, insieme a questo segmento 06 che oggi voi rappresentate, che è per me l'espressione più alta di educazione che noi abbiamo in Italia. Quando cerco l'educazione io so che la trovo benissimo in questo segmento, dopo no, non lo so, ho sempre un po' paura. Allora, questa breve presentazione per dirvi che in me si intrecciano questi temi, si intreccia questa passione fortissima per l'educazione a 20 anni, dalla scelta famosa che mi ha portato in qualche modo dentro questo sapere, e si intreccia ancora questo interesse molto profondo nei confronti di quei bambini e quelle bambine che ai nostri occhi sembrano essere più resistenti, che ai nostri occhi sembrano claudicare un po'. Non lo so, loro mi hanno insegnato tanto e quindi io continuo a guardar loro con una grande intenzionalità, perché quello che ho imparato stando accanto a questi bambini io sinceramente non l'ho imparato in altre situazioni. Ora vi faccio questa premessa perché? Perché come vedrete nel corso di questo momento che abbiamo insieme, io continuo a non amare l'educazione quando è un po' sbiadita, cioè quando i professionisti cominciano un po' a perdere quell'entusiasmo che invece dovrebbe avere chi ha scelto questo mestiere, per tutta una serie di motivi che non abbiamo scelto noi. E vorrei
ci proviamo insieme anche a rimotivarci, se fosse questo un momento, visto che anche quello che stiamo vivendo non ci aiuta tanto, per avere un po' di carica, per riprenderci un po' di carica, con tutta la delicatezza, secondo me, che chi lavora in questo mondo conosce e ha scelto anche come mappa per poter lavorare. Allora, leggere e includere, no? Questi due verbi, perché stanno insieme? Perché nel segmento 06 abbiamo nuovamente pensato di organizzare due incontri, in questo caso uno dedicato a voi, per tenere insieme queste due dimensioni. Allora, innanzitutto c'è una dimensione di fatto. Sarebbe molto bello potermi confrontare con voi su questi temi, nel senso che i dati di ricerca ci dicono che i bambini e le bambine certificate nei servizi 06 sono in aumento. Lo sono per tutta una serie di motivi, da una parte perché si sono modificate in qualche modo anche quelli che sono i criteri diagnostici negli ultimi anni e che quindi hanno un po' anche, da una parte, allargato le maglie, no, potremmo dire così, e dall'altro permesso il riconoscimento precoce che di alcune condizioni, di alcune neurodiversità, di alcuni funzionamenti che qualche anno fa avremmo riconosciuto dopo. E quindi il segmento 06 poteva essere un po' escluso da questo tipo di ragionamento. Oggi invece siamo proprio in prima linea, in parte perché ci arrivano già dei bambini e delle bambine certificate, e in altri perché siamo proprio noi, di questo cercheremo di parlare a breve, siamo proprio noi quelli che a un certo punto si accorgono che può esserci qualcosa che ci preoccupa, nel senso più bello del termine, no? Che ci fa sentire tutta una cura particolare per alcuni bambini di cui abbiamo particolare premura. Quindi, se una volta si poteva dire, beh, io non ho mai avuto in un nido un bambino in situazione di disabilità, oppure io non ho mai incontrato nella mia sezione, alla scuola dell'infanzia, un bambino certificato, oggi non è quasi possibile, insomma. E questo elemento è un elemento che ci fa dire, dobbiamo parlare fortemente di questi temi. Dall'altro perché questo è un mondo, magari qualcuno che lo ha attraversato come me lo può testimoniare in maniera molto forte, è un mondo che quando lo tocchi è un po' magico da questo punto di vista, nel senso che ti suscita tantissime domande, che ti suscita delle emozioni, dei vissuti molto forti, molto anche contrastanti tra di loro. Lo scorso anno un'educatrice di nido che stava accompagnando in un percorso di supervisione, tutti i giorni che ci vedevamo in supervisione mi diceva, Moira, inutile, io tutte le volte che vedo questo bambino, lei aveva in sezione un bambino con sindrome di Down, mi faccio questa domanda, perché questo bambino è venuto qua al mondo così e non l'altro? Cioè lei tutta la sua dimensione riflessiva con quel bambino era una domanda esistenziale che lei aveva, perché questo bambino e non quest'altro? Perché questa famiglia e non quest'altra? Questo per dirvi uno dei pensieri che questo mondo può sollecitare. Quindi di fatto è un mondo delicato, come vedremo anche adesso nella descrizione, con la quale ci vuole estrema cura, ci vuole estrema fermezza da un certo punto di vista, ma anche tanta attenzione. Quindi ci riguarda, in qualche modo è un mondo che ci riguarda. Dall'altro, sapete, qualora anche qualcuno di noi non avesse questa attenzione o non avesse avuto questa sensibilità anche formativa nella propria vita, ci riguarda perché adesso c'è una dimensione di diritto molto forte. Allora penso sicuramente alla scuola dell'infanzia che da sempre, diciamo, essendo inserita nella legislazione scolastica, si è confrontata con i temi dell'inserimento, dell'integrazione e dell'inclusione, così come sono stati vissuti nel nostro paese. Anche nella dimensione dei servizi per la prima infanzia, con l'ultimo decreto, qualcosa si definisce con maggiore attenzione. Quindi non è che possiamo dire, no, vabbè, i bambini con disabilità, meglio no, li mandiamo da qualche altra parte. Hanno una dimensione di diritto, una dimensione autentica, è una dimensione rispetto alla quale non possiamo far finta di non vederli o di non accoglierli con lo stesso entusiasmo con il quale accoglieremo qualsiasi altro bambino. C'è questo testo a cui io sono molto legata, perché vi dicevo, all'inizio della mia formazione, erano più o meno la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, io mi sono trovata a leggere questo libro e innamorarmi fortemente di questa lettura. Giuseppe Pontigia, sapete, è un noto romanziere, in questo libro che si chiama Nati due volte prova ad entrare in una dimensione intima e ci racconta che cosa è stato per lui, papà, questa nascita di questo bambino e questo figlio un po' fuori da quelle che erano le sue aspettative, i suoi desideri. E Giuseppe Pontigia scrive, non a caso sceglie questo titolo, questi bambini nascono due volte, lui dice, devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda, ecco che ci dà questo compito importante, dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte, il percorso sarà più tormentato, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Era questa idea del nascere due volte, una molto bella,
e che sta molto bene, vedremo anche con la dimensione dei libri che oggi ci accompagneranno in questo percorso anche nostro di introspezione su questi temi, perché io credo che ad esempio i libri abbiano questo potere magico, soprattutto una certa letteratura per l'infanzia, anche di davvero arrivare anche nelle nostre pance, nel nostro cuore più profondo, e di farci fare qualche domanda, che è una domanda anche intelligente nel senso più generativo del termine. Quindi, che ci piaccia o meno, questo tema è qualcosa con il quale ci dovremo confrontare sempre, sempre di più. E per confrontarci un po' con questo tema, questo libro lo conoscete tutti, adesso non ve lo leggo perché tanto sicuramente avrete la possibilità di conoscerlo, vi ricordate, è un libro illustrato che ci dà proprio l'idea, no? Di come sia sempre una questione di prospettiva, no? Perché a un certo punto ci può essere una necessità di ribaltare lo sguardo e grazie a questo ribaltamento cominciare a vedere le cose in maniera completamente diversa. A me capita tante volte di incontrare educatrici ed insegnanti che mi dicono: avevo paura, sai, dei bambini autistici finché non ho incontrato Marco, e Marco mi ha permesso di ribaltare la mia idea sul mondo della disabilità. Avevo paura di lavorare con un bambino non vedente perché non ci ho mai lavorato, non sapevo come porti il mondo a un bambino che non vede. Poi ho incontrato Lucia e Lucia ha ribaltato. Ora mi piace pensare, se conoscete questo bellissimo mondo, questo bellissimo libro illustrato che può essere presentato anche ai bambini in questo senso, no? In cui c'è appunto un mare che sembra pieno di pesciolini tristi, ma a un certo punto c'è qualcuno che dice: guarda che sei tu che devi cambiare lo sguardo, ribalta la prospettiva, e ribaltando la prospettiva questi pesciolini, vi ricorderete sicuramente, guadagnano una nuova identità, guadagnano la possibilità di essere orientati differentemente. Ora, l'augurio che mi faccio anche di per questo tempo insieme sia quello che magari usciti da qua, qualche sconfinamento, qualche ribaltamento insieme su questo mondo lo abbiamo guadagnato, perché io credo che quel nascere due volte ha senso se a un certo punto interroga me educatrice, interroga me educatore, interroga me insegnante e dico: ma non è che c'è bisogno di vedere anche in maniera diversa questo mondo? Sapete, fino a qualche anno fa, diciamo, la storia di queste persone, non soltanto dei bambini e delle bambine naturalmente, non è stata una storia scritta da loro, perché è sempre stata una storia affidata ad altri, quindi medici, psichiatri, genitori, qualcun altro che ha scritto la storia di queste persone. E capite che se ciascuno di noi avesse la possibilità di farsi raccontare dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, insomma, non so se quanti di noi si ritroverebbero in quelle narrazioni, perché abbiamo diritto ad una narrazione da dentro. Negli ultimi anni, come vedremo adesso, sono aumentate finalmente le possibilità di queste persone di raccontarci da dentro. Cioè ci raccontano loro che vuol dire nascere senza vedere, ci raccontano loro che vuol dire nascere con una sindrome particolare, ci raccontano loro che vuol dire venire al mondo oppure capitare in una determinata situazione di disabilità. E è il più bel modo che secondo me abbiamo, come vedremo adesso, anche di ribaltare alcuni immaginari. Allora, sapete che questa parola inclusione è una parola che va ben capita, perché c'è molti fraintendimenti su questa parola, no? E appunto la leghiamo spesso soltanto ed esclusivamente, ad esempio, ai bambini e le bambine con disabilità, oppure, come vedremo a breve, ai bambini e le bambine con bisogni educativi speciali. In realtà, se voi ricordate, qualcuno di voi l'ha anche vissuta magari queste stagioni all'interno dei nidi delle scuole dell'infanzia, noi abbiamo attraversato, no? Tre tipi di cornici che hanno un po' governato il modo di vivere le relazioni all'interno con anche i bambini e le bambine in situazione di disabilità. Abbiamo vissuto una stagione che è stata quella dell'inserimento alla fine degli anni 70, il nostro paese è stato un po' rivoluzionario da questo punto di vista, e che cosa ha scelto? Ha scelto di chiudere contesti o in qualche modo protetti, speciali, e di aprire i contesti ordinari educativi a tutti i bambini e tutte le bambine. È stato un aspetto, diciamo, elemento molto importante, perché a quel punto, no, l'idea che per questi bambini dovessero esserci dei posti ad hoc è stata un po' smantellata. Vedrete, lo diremo un po' alla fine di questo incontro, che non è che la stagione dell'inserimento è finita, perché si nasconde sotto, subdolamente, secondo me, a tante condizioni, no? Perché inserire un bambino non basta, cioè non basta che io come nido accolgo un bambino, una bambina in situazione di disabilità per dire che ho fatto il mio dovere, ho risposto ad un diritto d'accesso, no? Che non basta inserirli fisicamente, dovremmo far qualcos'altro. Non a caso è nata poi la seconda stagione di questo mondo, che è la stagione dell'integrazione, una stagione che magari voi ritrovate
per chi di voi conosce la nostra legge quadro del 1992, la famosa 104, in quel documento lì, no? Con l'idea che se io accolgo un bambino, una bambina in situazione di disabilità nel mio nido, nella mia scuola dell'infanzia, devo permettere anche un diritto all'educazione, cioè non è che mi basta che fisicamente entra, no? Allora dovrei interrogarmi come gruppo di lavoro che cosa posso fare specificatamente per lui, come posso rendere quello che è il gioco, le routine, la lettura, come vedremo, accessibile specificatamente a quel bambino. È stata la stagione dell'integrazione, una stagione che è molto presente ancora in tantissime realtà educative, dove l'obiettivo non è quello di dire come faccio io ad essere già pronto ad accogliere questo bambino. Mi arriva un bambino particolare, adatto delle cose, le aggiusto per lui, le sistemo per lui. Ma la parola che noi abbiamo scelto oggi non è né inserimento né integrazione, è la parola inclusione. La parola inclusione ha un orizzonte completamente diverso, perché a proposito di ribaltamenti e di pesciolini tristi che diventano allegri, è una parola che viene intesa non perché si parla di persone in situazione di disabilità, no? Noi spesso appunto leghiamo questo tema specificatamente a questo mondo, ma non è così. In realtà la parola inclusione parte proprio dal riconoscimento che la diversità e le differenze sono di tutti i bambini. Io lo so che voi sapete benissimo quello di cui sto parlando, perché chi lavora nei servizi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, perché avete uno sguardo anche raffinato su questi temi, sapete che ogni sezione è molto eterogenea. Dentro ci sono tanti vissuti emotivi, dentro ci sono tanti volti, dentro ci sono tanti modi di funzionare, dentro ci sono tanti stili cognitivi. Allora, la parola inclusione non vuol dire mettere tutti dentro. La parola inclusione vuol dire riconoscere la diversità e le differenze di tutti i bambini. E vuol dire che a un certo punto io riconosco tanta di quella differenza che la voglio anche promuovere. Non so se ancora tra di voi si producono, diciamo, i profili dei bambini, i diari dei bambini, che sono queste documentazioni finali molto belle che il mondo dei servizi 06 ha come documentazione privilegiata, no? Credo che sia uno di quegli elementi che vi renda davvero speciali in termini proprio di pratiche educative, perché il resto dei segmenti scolastici non sanno che significa prendersi il compito di raccontare un'identità di un bambino. Allora, quando si fa un profilo di un bambino, quando si restituisce un diario di un bambino, e voi sapete benissimo di che cosa sto parlando, l'obiettivo qual è? Non quello di dire che tutti hanno fatto le stesse cose, mi auguro, no? Ma quello di dire cosa c'è stato di speciale in questo bambino con me. Che cosa Matteo ha di differente che è stato per me qualcosa che mi permette di dire di Matteo io non mi dimenticherò mai. Perché questo attraversamento che l'hai avuto con me mi ha regalato questo, questo, questo. E soprattutto io ho visto in Matteo cose che non avevo visto in nessun altro bambino. Una combinazione di elementi che lo rende unico e ripetibile. Allora, vedete che la parola inclusione, così cominciamo subito a falsificare anche un'idea magari che non abbiamo sempre corretta, non riguarda le persone, i bambini e le bambine esclusivamente in situazioni di disabilità, esclusivamente in situazioni di bisogno educativo speciale, ma riguarda tutti. Riguarda l'idea che l'eterogeneità è un dato di partenza, perché ciascuno di noi è venuto al mondo con una diversità che è quella che, se fossimo presenti in un'aula adesso, ci permetterebbe di vederci ciascuno negli occhi e di dire caspita, siamo tutti differenti, no? Senza aver scelto quella diversità. E da quest'altro elemento molto bello, che sono le differenze. Le differenze sono un po' quelle che sono delle nostre possibilità, che non esistono a priori, esistono se c'è un buon educatore, una buona educatrice, un buon insegnante, direbbe il buon Brunner, un evento umano che ti capita nella vita e che dice ma qual è la qualità di questo bambino? Io l'ho trovata, i genitori te la restituiscono, quanto è importante in questo senso la documentazione. Caro papà e cara mamma, ho vissuto 3 anni insieme a Matteo, ma sai che ho trovato che in questa cosa Matteo è speciale, è particolare, ti restituisco questa possibilità, ti restituisco questa differenza, perché chissà che Matteo insieme a voi possa costruire su questo anche il proprio progetto di vita. Allora, vedete che già includere, come vedremo adesso, e leggere stanno insieme, a patto che ciascuno di noi abbia nel cuore che non stiamo parlando di alcune categorie panda dell'umanità, ma stiamo parlando di tutti i bambini, di tutte le bambine e del loro diritto anche, come vedremo a breve, ci faremo aiutare di qualche bella lettura, di essere unici ed irripetibili. Dentro questa partita sicuramente vi ricorderete questo testo, no? Bellissimo, che è un testo appunto storico della narrazione, no?
della letteratura per l'infanzia, perché Pezzettino lo conosciamo tutti, ma è un libro che secondo me va riletto con tanta attenzione, no? E va riletto dentro questa logica che stiamo dicendo adesso, perché appunto se è un libro che magari abbiamo anche smontato, rimontato con i bambini, ci abbiamo fatto delle attività, ci abbiamo fatto dei prodotti, ha un senso profondo, no? Che è quello del riconoscimento di una identità indipendentemente da quello che noi attacchiamo sopra, no? Noi a volte abbiamo un po' questa presunzione, permettiamoci di usare questa parola, di voler dire chi sono i bambini. I bambini ci sono, dipendentemente da noi che troviamo i significati e li attacchiamo sopra, no? E Pezzettino, se ve lo ricordate, adesso ce lo andiamo a rileggere, ci ricorda questa dimensione, che ciascun bambino è senso indipendentemente dai significati che noi gli attacchiamo sopra, no? Perché a volte noi andiamo a dare delle definizioni ai bambini e alle bambine, gli andiamo a dare degli attributi, e dentro quegli attributi ci siamo più noi che loro, nella maggior parte dei casi. Non perché siamo cattivi, ma perché spesso il nostro modo anche di pensare funziona così. Allora, vi ricordate che il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose meravigliose. Lui invece era piccolo e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava. Un pezzetto mancante. Sapete quanti bambini hanno quest'idea, no? Oggi la ricerca ci dice che si comparano, si mettono in qualche modo in comparazione con gli altri, fin da piccolissimi, eh? Quindi un po' perché noi adulti li abituiamo a questo tipo di relazione. Molto spesso si chiedeva di chi fosse il pezzettino e un bel giorno decise di scoprirlo. Sono bambini che si sentono sempre mancanti, no? Perché vedono gli altri e dicono, ma non è che sono il pezzetto di qualcun altro, non è che non sono come lui, non sono come lei, che cosa sono io? Scusa, chiese a quello che corre, per caso sono un tuo pezzettino? Come potrei correre se mi mancasse un pezzetto? Rispose quello che corre, piuttosto sorpreso. Sono un tuo pezzettino? Domandò quello forte. Potrei essere così forte se mi mancasse un pezzetto? Fu la risposta che ottenne. E quando quello che nuota emerse dalle onde, Pezzettino gli rivolse la stessa domanda. Non potrei nuotare se mi mancasse un pezzettino, rispose quello che nuota, rituffandosi sott'acqua. E tu lassù, gridò Pezzettino quando ebbe raggiunto quello che vive sulle montagne. Sono un tuo pezzetto? Lui scoppiò a ridere. Potrei arrampicarmi se mi mancasse un pezzetto? Pezzettino chiese la stessa cosa a quello che vola, ma la risposta fu identica. Alla fine Pezzettino andò da quello saggio che viveva in una grotta. Per caso sono un tuo pezzetto? Domandò. Credi che potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto? Ma io devo essere di qualcuno, gridò Pezzettino. Come faccio a scoprirlo? Vai all'isola. Chi sono? Rispose quello saggio. Il giorno dopo Pezzettino salpò con la sua barchetta. Dopo un viaggio lungo e burrascoso arrivò all'isola Chi sono. Era stanco e bagnato. Che strano, l'isola era un ammasso di pietro, non un albero, non un filo d'erba, ma soprattutto nessuna creatura vivente. Pezzettino camminò e camminò su e giù finché esausto inciampò e cadde e si ruppe in tanti pezzetti. Quello saggio aveva ragione. Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti piccoli pezzi. Si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzetti, tornò alla barca. Remò tutta la notte per arrivare a casa prima possibile. Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. «Io sono me stesso!» gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito quello che Pezzettino intendesse dire, però sembrava felice e così si sentirono felici anche loro. Allora chissà se noi abbiamo questo desiderio di riconoscere a tutti i pezzettini che incontriamo nella nostra vita professionale questo diritto ad essere pezzettino, no? Questo diritto a non essere qualcosa che potrebbe essere diversa, che potrebbe mancare. Allora, l'idea dell'inclusione sta dentro questa logica di riconoscimento della bella diversità e delle possibili differenze, perché, ripeto, le differenze hanno bisogno di un bravo educatore, di una brava educatrice, di un bravo insegnante che riesca a cogliere quelle che sono le possibilità dei bambini e le riesca a restituire tanto ai bambini che tanto, naturalmente, ai genitori, magari, o a chi verrà dopo nei percorsi scolastici per poterli promuovere. Quindi, quando si parla di lettura, leggere, includere appunto in questa direzione, noi stiamo parlando della diversità di tutti i bambini e di tutte le bambine, con una sottolineatura in più, che quando si parla di questi temi, noi dovremmo metterci nella logica che non stiamo parlando di un intervento esclusivamente sui bambini, sulle bambine, anche se fossero bambine e bambine generiche, non in situazione di certificazione, ma dovremmo imparare un po' a modificare i contesti.
Che cosa vuol dire modificare i contesti? Dovremo vedere, queste vignette sono spesso utilizzate anche in rete, sono un po' prese per fare delle riflessioni su questi temi, no? La vedete nel primo caso, io do a tutti la stessa cosa, metto tutti i bambini nella stessa condizione, noi a volte ce l'abbiamo questa idea, no? Che dobbiamo dare tutti la stessa cosa perché così siamo uguali con tutti, ma sapete che questa proporzione in educazione non funziona, essere uguali con tutti vuol dire di solito fare delle grosse discriminazioni, come in questo caso, data a tutti la stessa cosa, c'è il bambino più piccolo che si sente dire tu non sei adatto per questa partita, perché naturalmente sei piccolo e non riesci a vederla, la prossima volta non venire, no? Vedete che potremmo anche dire questo. Nella seconda situazione, che potremmo un po' paragonare all'intervento diretto su quel bambino lì, un po' nella logica dell'integrazione, no? E che spesso ci interroga anche come servizi, che cosa vado a fare? Vado ad aggiustare a ciascuno in base alla sua altezza, do a ciascuno il suo. In questo dare a ciascuno il suo permette al più piccolo di partecipare, però di fatto questo bambino più piccolo si sente sempre quello da aggiustare, si sente sempre il più piccolo della situazione. Allora diciamo che la logica inclusiva dovrebbe andare un po' nella terza direzione, in questo ultimo immagine che voi vedete, che è quella di dire ma come nido e scuola dell'infanzia, piuttosto che aggiustare le cose sui bambini, sono pronta a priori a creare un contesto che riconosce la diversità e differenze di tutti? Vi ricordate i 100 linguaggi malaguziani, no? Quanto è bella l'espressione dei 100 linguaggi, perché ci dà l'idea che probabilmente dentro ciascun contesto, se fossimo capaci di regalare più linguaggi, non avremmo bisogno anche di tanti interventi, perché dentro tanti linguaggi troverebbe spazio naturalmente anche quel bambino lì, che in questo caso è in una partita e ha diritto di godere della partita, anche perché ha che come divisore una semplice rete, no? Che permette a ciascuno di vivere con serenità, no? questo tipo di movimento. Non lo so se voi siete inclusive come me, appunto inclusivi come me, e se anche voi è stato regalato da un paio di Natali che gira questo video che vi faccio vedere adesso su un piccolo riccio, che è un riccetto a cui sembra che tutti vogliano molto bene e a cui a un certo punto viene fatto un piccolo regalo. Non so se ve l'hanno consegnato su WhatsApp, per i canali appunto social, ce lo vediamo un attimo, perché questo piccolo riccio ci consente di fare una riflessione che ci apre poi ai ragionamenti che andiamo a fare dopo rispetto appunto al tenere insieme la lettura e l'inclusione in una maniera però evolutiva, no? Che ci faccia un po' crescere anche in termini naturalmente di pratiche. Allora vi faccio vedere questo piccolo video, poi lo commentiamo al volo. Everyone a present, beautiful, shining and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds, line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on. Even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Allora, chissà se anche voi avete ricevuto questo video in questi anni, no? Un video che, anche per come è costruito, no? Sembra darci un messaggio di un certo tipo, perché, insomma, questi suoi amici del riccio, sembrano essere molto appassionati e molto desiderosi, in qualche modo, di permettere al riccio di stare in loro compagnia. Ma di fatto, se voi ci pensate bene, non è che l'accettano proprio così com'è, perché alla fine gli fanno un regalo, che è un regalo che, insomma, è un po'
un po' fallato, secondo me, no? Perché se ci pensate, è vero che loro cercano di creare una condizione per poter permettere al riccio di stare insieme agli altri, ma che cosa succede? Che chiedono al riccio di rinunciare ai propri aculei. E allora, se tu chiedi a un riccio di rinunciare al proprio aculeo, è come chiedere a Pezzettino di rinunciare ai suoi pezzetti. Cioè, noi spesso viviamo come intervento educativo sano un intervento che in realtà è correttivo nei confronti delle diversità, delle differenze, no? E quindi cominciamo a pensare che quel riccetto lì, per poter stare con gli altri, si deve deve rinunciare al suo elemento di identità. Quando un paio d'anni fa ho visto questo video insieme ad un bambino autistico di 6 anni, questo bambino mi ha detto: guarda, fossi stato il riccio, per me va bene, eh? Io l'avrei messi quelle cosine lì, anche se mi ha fatto notare, no? Anche se mi ha fatto notare, ma hai visto che lui non trovava il regalo, non era felice quando ha messo questo regalo. Quindi mi ha detto: comunque io sarei disposto a rinunciare ai miei aculei, a patto che, lui mi ha detto, anche gli altri qualche volta siano disponibili a fare qualche adattamento. E tipo lui mi ha chiesto: ma non si poteva... Si potevano mettere i guanti qualche volta ai suoi amici se volevano giocare con lui? Ecco, questa è la logica dell'inclusione. Non voler per forza normalizzare qualcuno, non volerlo rendere così come piacerebbe a noi, e guardate che questo può avere diverse direzioni, come vedremo adesso, ci faremo anche accompagnare naturalmente da altre letture, ma cominciare a dire: io sono disponibile ad accomodarmi anche al tuo modo di stare al mondo, a venirti incontro, no? Questa parola accomodamento è una parola che viene dalla convenzione delle persone in situazione di disabilità, che ci dice, no, come in ogni circostanza chiediamo un doppio passo. Avete presente quando si balla una danza, dove io sono anche disponibile per un momento a mettere tra parentesi quella che è la mia caratteristica, il mio aculeo, a patto che tu, cosiddetto che mi incontri e non c'hai gli aculei, sia disponibile qualche volta a mettersi i guanti, come dice Bianca adesso in chat. Mettersi i guanti, come mi ha suggerito questo bambino. In realtà lui è stato bravissimo, e mi ha dato tantissime altre soluzioni, anche perché mi diceva: in epoca di distanziamento, ma sai quante cose si possono fare? Perché non hanno messo un plexiglass nell'autobus? Cioè, lui poi a un certo punto ha trovato mille soluzioni. Ma questo per dirvi che il movimento che noi dovremmo accogliere è un po' questo, dove non cerco di aggiustarti perché tu sei venuto storto al mondo, no? E adesso lo vedremo, spesso questo tentativo in maniera implicita, non come desiderio esplicito, noi ce l'abbiamo, no? Quando ad esempio utilizziamo alcune parole. E quindi è questa la logica che dovrebbe star dentro. Ci sta, a patto che anche noi ci muoviamo un po'. Allora, ci sta un bambino che ha un comportamento fuori dalle mie attese, a patto che lui venga incontro ad alcuni miei modi di vivere il servizio e io vengo incontro ad alcuni tuoi modi di riconoscere la meraviglia del tuo essere venuto al mondo in questo modo, no? Allora, questa è la logica dell'inclusione. Quando tutte le volte noi utilizziamo questa parola, dovremmo metterci nell'idea che è un ballo, dove mi muovo io e si muove anche la persona che accompagno. Allora, tutte le volte che si parla del mondo, diciamo, dell'inclusione... aspettate, a questo proposito mi piaceva farvi un'altra lettura molto bella, che ci dà l'idea di quante cose siamo, no? Perché in realtà la dimensione del fatto che ciascuno di noi, no, e anche, no? Ecco, noi a volte tendiamo ad assolutizzare le cose, quindi se un bambino è un bambino con disabilità non può essere anche qualcos'altro, no? È soprattutto quella cosa lì. A me capita che spesso le educatrici mi dicono: mamma mia, è un bambino autistico, ma c'ha un caratterino, come se il caratterino di quel bambino non potesse essere un suo attributo di identità, perché se sei autistico non ci puoi avere il caratterino, oppure se sei un bambino, che ne so, con un disturbo del comportamento, non ti puoi permettere anche di essere capriccioso, perché c'ha già un disturbo del comportamento. Cioè, noi facciamo una serie di meccanismi, ci parte una serie di stereotipie mentali che non ci aiutano tanto. Allora, c'è questo bellissimo libro che voi conoscete, che si chiama Io sono Foglia. Vedete quanto ci aiuta nei libri a fare delle riflessioni. È un libro appunto di Angelo Mozzillo, Marianna Balducci, edito appunto da Bacchi Leggo Junior, che ci dà l'idea proprio che noi siamo anche delle cose. Ciascuno di noi è un doppio, un po' come mi ha insegnato quel bambino autistico rispetto al riccio. E questo libro dice: un giorno sono vento, un giorno sono spento. Vale anche per noi, eh? Un giorno sono leone, un giorno l'acquazzone. Un giorno sono gioia, un giorno sono noia.
un giorno l'avventura, un giorno un po' paura, un giorno che battaglia, un giorno non ne ho voglia, un giorno su un veliero io sono un condottiero, un giorno sono un fiero bandito del sul destriero, un giorno col turbante mi aggiro nel bazar, un giorno sono niente o forse una rockstar, un giorno prendo ed esco, un giorno non riesco, un giorno sono dritto e l'altro sono disbieco, un giorno sono zitto, un giorno invece dico, un giorno sono curvo, un giorno sono retto, ma giorno dopo giorno io sono qui che aspetto. Se un giorno mi vorrai, non chiedermi chi sono. Un giorno sarò foglia, se un giorno sarai ramo. È un libro molto bello, no? Perché ci dà proprio l'idea, da una parte, di questo essere anche, no? E ciascuno di noi ce l'ha queste dimensioni, poi ciascuno di noi anche dovrebbe far pace anche con le proprie fragilità, insomma, perché non è che esiste il mondo dei fragili, il mondo dei deboli, il mondo di quelli invece risoluti e forti, no? E soprattutto perché non abbiamo tempo di vedere insieme questi costrutti, però nelle ultime classificazioni internazionali che riguardano il mondo della disabilità ci si dice che ciascuno di noi funziona in maniera diversa anche in base ai contesti, no? Quindi un bambino può essere anche doppio, cioè un bambino può essere anche molto diverso da quello che noi vediamo in un nido, in una scuola dell'infanzia. I genitori potrebbero dirci, ad esempio, che quel bambino ha dei comportamenti diversi e noi cominciamo a fare... non lo so, mi capita spesso anche nella formazione che magari gli insegnanti mi dicono: ma questi genitori dicono che a casa rimette tutto a posto le costruzioni, invece qui fa sempre un gran caos, non ci crediamo, no? In realtà dovremmo ammettere che è possibile, perché ciascuno di noi, appunto, non chiedermi chi sono, ciascuno di noi è anche in base ai contesti che vive, e quindi i bambini potrebbero avere, tutti i bambini e tutte le bambine, anche delle manifestazioni differenti in base ai contesti, in base alle relazioni. Questo voi lo sapete benissimo, perché quando siete a lavorare con delle vostre colleghe, voi sapete che i bambini vi scelgono da certi punti di vista e sanno essere con voi anche, sanno essere con voi molto differenti, proprio perché di fatto ciascuno di noi ha questa dimensione anche doppia, no? Quindi non riguarda soltanto una fascia di bambini, questo essere anche, no? E non essere solamente un unico aspetto. Allora, vi dicevo, negli ultimi anni, quando si parla di questi temi, vuoi perché sono maggiormente emergenti, vuoi perché ci sono più numeri di certificati, vuoi perché a volte siamo anche più stanche, ci sono una serie anche di rivoluzioni sociali, no? Penso al tema delle famiglie, penso a tutta una serie di elementi che ci fanno sentire anche più precarie nella nostra, no? Un po' come se ci mancassero le parole, ci mancassero le azioni per fare le cose. Allora mi piaceva un po' con voi ripercorrere alcune domande che di solito su questo mondo mi fanno e vedere se magari anche la lettura può essere un ponte che ci aiuta a rispondere a questa domanda. Allora, di solito la prima domanda che mi fanno quando si parla dell'inclusione nei servizi 06 mi dicono: Moira, noi non siamo pronti a questi temi, noi non siamo formate per accogliere, per riconoscere, per far del bene ad un bambino con un determinato disturbo, perché noi non ne sappiamo niente di quel disturbo, perché noi non ci siamo formati su questi temi. Non lo so, ciascuno di voi aggiunga, qualora abbia questo tipo di confine da definire, le proprie definizioni, no? Un insegnante l'anno scorso in un progetto di ricerca mi ha raccontato: Moira, non ci sentiamo formati per accogliere questi bambini, ne sappiamo pochi di deficit, disturbi, tecniche ad hoc per loro. Allora capite che quando mi si dicono queste cose, io accolgo naturalmente con tutto il cuore aperto quelle che possono essere queste riflessioni, però dall'altro mi dico che non è questo il sentiero, nel senso che il sentiero è formiamoci, no? Prima di tutto, naturalmente siamo qua a formarci, però nel formarci io credo che dobbiamo scegliere una giusta direzione, perché per lavorare con un bambino di un certo tipo in un servizio 06 non è che io devo conoscere chissà che cosa, io devo essere una brava educatrice, devo essere una brava insegnante, raccogliere quel bambino pezzettino nella sua identità, e dentro quell'identità c'è naturalmente, ci può essere un disturbo, ci può essere una disabilità, io ho veramente il dovere di conoscerlo, ma non è che devo conoscere il disturbo perché il disturbo mi dice di che cosa ha bisogno quel bambino, io devo conoscere quel bambino che come pezzettino è fatto anche di quel disturbo.
Allora, su questo, secondo me, a volte noi ci nascondiamo un po' nell'idea, però non abbiamo gli strumenti, però non abbiamo la formazione, però. Allora, innanzitutto ci possiamo formare anche bene, non andando a cercare delle ricettine in qua e là, ma cominciando ad ascoltarci profondamente. Perché la prima cosa che succede quando si parla di questo mondo è che ciascuno di noi ha i propri immaginari, no? Che sono frutto magari della nostra esperienza personale, sono frutto delle persone, dei bambini che abbiamo incontrato in quella condizione, perché nessuno di noi ha incontrato la sindrome di Down, giusto? Noi abbiamo incontrato bambini e persone con sindrome di Down, nessuno di noi ha incontrato per strada l'autismo, abbiamo incontrato persone, bambine che hanno naturalmente l'autismo dentro la loro caratteristica personale, no? E che fa parte in qualche modo della loro identità. Allora, il primo consiglio che vi do per potervi formare su questi temi, qualora ne abbiate altamente il desiderio di farlo, ed è assolutamente importante, non andate a cercare esperienze in cui vi si fa credere che c'è una ricetta uguale per tutti. No, dovreste andare a cercare dei percorsi che innanzitutto vi dicono: ma tu, educatrice e insegnante, quando ad agosto sei al mare e giustamente non lavori magari, no? E vorresti non pensare a settembre, ma settembre ti arriva, no? E cominci a dire: mamma mia, quest'anno chissà che bambini avrò, chissà con chi lavorerò, oppure hai saputo che quest'anno nella tua sezione ci sarà un bambino particolare. Allora quel mese tu costruisci delle immagini, cominci a dire: beh, arriverà Marco, mi hanno detto che è un bambino che non vede, io non ho mai lavorato con bambini che non vedono. Oppure sì, ci ho lavorato, mi ricordo, Marco faceva così, così, cos'ha. Cioè, gli immaginari che noi costruiamo sono immaginari ai quali dobbiamo cominciare a dare un nome, perché entrano con noi tutte le mattine, quando indossiamo il nostro grembiulino e iniziamo a lavorare con i bambini. Cioè, non sono delle cose che sono separate. Ora, il consiglio che vi do è, innanzitutto, essere coraggiose e autentiche e autentici e cominciarci a dire delle cose. Se abbiamo delle paure su questi temi, se abbiamo paure nel senso di incapacità, naturalmente, no? Che magari qualcuno di noi può sperimentare. Se abbiamo questo timore di non essere in grado, oppure abbiamo paura, abbiamo degli stereotipi ancora da falsificare su questi bambini, cominciamo a dirci le cose, cominciamo a fare dei percorsi, no? Ci possono essere davvero tantissimi stereotipi che noi ancora abbiamo su questo mondo. Potremmo avere l'idea che anche se hanno 6 anni li continuiamo a trattare come se ne avessero 2, perché abbiamo letto sulla diagnosi che ha un quoziente intellettivo pari a 2 anni, quindi anche se ne ha 6 mi hanno detto che è come un bambino di 2. E sono cose, ad esempio, a me che fanno davvero tanto arrabbiare, perché mi dico: ma qua lo sguardo educativo, ma che fine ha fatto? Ma lo sguardo educativo ti dice che quel bambino lì ha una storia di vita di 6 anni, non è un bambino di 2 anni, è venuto al mondo 6 anni fa, ha uno zainetto di 6 anni di vita. Perché tu vuoi banalizzare la vita di un bambino e dire: beh, però facciamo delle attività, fa finta che ne ha 2 di anni. No, fa finta, no, fa finta, perché ne ha 6 di anni e ha diritto ad essere riconosciuto come un bambino di 6 anni. Questa cosa, capite, adesso ho citato i 6 anni, ma funziona spesso, no? Magari ci arrivano delle diagnosi in cui ci dicono: sì, ma ancora non cammina, che ne so, a 3 anni ancora non cammina, fa finta che è un bambino di 1 anno. Ma no! Ma perché io devo cadere dentro queste trappole di altri pensieri, di altri saperi? Io sono un'educatrice, un'insegnante, so che un bambino che ha una storia di vita di 6 anni, respira da 6 anni, ha incontrato persone da 6 anni, è stato esposto alla vita da 6 anni, perché lo devo considerare un bambino più piccolo solo perché, nonostante le intelligenze multiple, mi è stato detto che ne so, ha un quoziente intellettivo, una difficoltà nel linguaggio pari a. Per questo che vi dicevo, no? Che io vorrei fortemente che questo sguardo pedagogico, almeno noi che siamo del settore, non lo perdessimo, perché è molto pericoloso. Cioè, ci vogliono portare anche a pensare delle cose che secondo me non sono proprio corrette. Oppure, vi dicevo prima, questo tentativo di dire: beh, è capriccioso, i fattori personali dei bambini restano al di là di quelle che sono le loro condizioni, no? E quindi, se un bambino ha delle caratteristiche sue personali, mica il fatto di essere disabile o il fatto di essere venuto al mondo con una disabilità intellettiva, con difficoltà motoria, annulla quelle qualità. Invece noi a volte siamo un po' pervasivi, pensiamo ad esempio che siano bambini e bambine, famiglie, come vedremo adesso, anche che hanno delle storie sempre necessariamente molto di sofferenza, di dolore, di infelicità. Non è vero. Dobbiamo riuscire a farci un po' catturare anche dalle storie di queste persone e capire anche quanto c'è di non aspettato dentro le mie idee, no? Oppure c'è questo tentativo, un po' come il ricetto a volte, un po' sempre di aggiustare questi bambini, no? E di rendere tutto terapia. Vedete quell'immagine con delle note musicali, è un'immagine a cui sono molto legata, perché io quando la guardo mi viene in mente un bambino.
5-6 anni fa in un percorso di musicoterapia, spesso anche nei servizi, no? Fare degli interventi molto belli, importanti, no? Però questo bambino era un po' più grande della vostra fascia d'età, questo bambino a un certo punto fece delle osservazioni secondo me molto intelligenti e cominciò a dire, bello, era un seminario finale dove si restituivano un po' i risultati anche di questo percorso che lui aveva capito benissimo essere fatto anche per lui. E questo bambino comincia a dire, bella, bellissima la musicoterapia, ma io ho una domanda, perché quando faccio musica io faccio musicoterapia e gli altri fanno musica? Perché quando faccio un disegno, io faccio arte e terapia e loro fanno un disegno? Perché quando io vado a cavallo, io faccio ipoterapia e loro fanno a cavallo? Perché quando vado in piscina, io faccio acquaterapia e loro fanno piscina? Cioè lui portava una domanda, per questo mi commuovo anche a vederla, perché mi viene in mente la faccina e quanto mi ha insegnato quel bambino. Cioè lui portava una domanda seria, ma è possibile che la vita educativa di tutti i bambini deve ridursi al momento della riabilitazione? Allora, per alcuni di loro, lo sapete, no? Ci sono dei bambini che entrano più tardi al nido, entrano più tardi a scuola, perché prima hanno necessità importantissimo di fare dei percorsi riabilitativi, importanti, ci mancherebbe. Ma è possibile che tutta la vita sia piena, tutta la loro giornata sia piena di questi momenti? Io non credo. Cioè, io credo che come mondo educativo potremmo regalare qualcosa di diverso, perché già la fanno d'altra parte questo tipo di realtà. Allora, questo bambino a me ha lasciato questo compito di dirla questa cosa, perché io non posso tenerla per me, queste parole che questo bambino mi ha regalato. Mi raccomando, facciamo che non tutto sia terapia. Non so se voi avete fatto una terapia qualsiasi, che può essere anche una terapia, come sto facendo io a una spalla, mi sono lussata un po' di tempo fa una spalla, adesso sto cercando di aggiustarla perché l'ho trascurata per un po'. Ah, tutti i giorni mi viene detto, pochino meglio, pochino peggio. Cioè, tutti i giorni, tutta la vita, tutta la giornata, essere dentro una pagella, guardate che faticosissimo. Allora, visto che alcuni di questi bambini che frequentano i vostri servizi sono già dentro quei percorsi, cerchiamo di rendere la vita del servizio educativo bella, fatta di tutte le cose belle che voi sapete fare, il gioco, le routine, lo scambio coi bambini, la noia, il non fa niente, non lo so, però non rendiamo tutti questi spazi così. Allora, sarebbe stato bellissimo, no? Avessimo avuto più tempo, avessimo avuto anche uno spazio più intimo di narrazione, poterci raccontare quelli che sono i stereotipi e i pregiudizi che ci sono nei confronti di questo mondo. L'invito che vi faccio per formarvi, ed è il primo, diciamo, sentiero che vi consiglio rispetto a quel confine, non siamo formate, andate a cercarvi tutti i corsi che volete, ci mancherebbe, vi lascerò anche una bibliografia scientifica, no? Di manuali su questi temi, però io credo che sia arrivato il momento per poter ribaltare i pesciolini di prima, le narrazioni, che finalmente noi ci affidiamo a chi queste narrazioni ce le fa da dentro. Perché forse è bene che se io voglio conoscere l'autismo, comincio a leggere qualcosa scritto direttamente da chi è autistico. Se io voglio conoscere che vuol dire la disabilità visiva, visto che oggi ne abbiamo l'opportunità, forse è bello leggere qualcuno come Daniele Cassioli che vedete qui, che mi racconta da dentro com'è stata la sua vita senza vedere. Se voglio capire che cosa attraverso un papà, quando, come vedremo adesso, riceve una comunicazione di disabilità, se non ho, diciamo, la gratitudine di dire che fortuna che ho un papà così, che fortuna che mi può raccontare anche quello che è stato, cominciamo a leggere narrazioni da dentro. Allora, naturalmente vi lascerò a seguito anche di questo incontro, poi invierò una bibliografia d'approfondimento su questi temi, però mi piacerebbe molto che voi vi confrontiate con delle narrazioni, con delle storie di persone che da dentro vi dicono, guarda che se tu pensi che la mia è stata una vita tutta di infelicità, non è vero. Io ho una ragazza a cui sono molto legata perché la mia attività educativa è nata con lei, che era piccolina, e quindi, diciamo, adesso che è una donna, rivedo anche il mio fare educativo con lei, insomma, mi ricordo le prime cose, mi ricordo tanti errori che ho fatto, insomma, è un po' una mia cartina di tornasole professionale. E questa ragazzina tutte le volte, quando le persone che non la conoscono le cominciano a dire, ma tu vorresti vedere se ci fosse la possibilità di fare un intervento, perché sapete che noi a volte siamo veramente tremendi, facciamo delle domande veramente deficienti, è così, non si possono definire diversamente, e dicono, ma se ci fosse un intervento, questa bambina ha perso la vista 2 anni e mezzo a seguito purtroppo di una malattia che ha preso i suoi occhietti, quindi di fatto per salvare la sua vita, per salvare il sistema nervoso, sono stati asportati i suoi occhietti. Quindi lei a 2 anni vedeva, a 2 anni e 1 giorno non vedeva più perché ha fatto questi interventi e ha perso questi occhietti. Quindi ha una grande memoria di quello che lei ha visto, nonostante i 2 anni. E se tu gli fai questa domanda stupida, ma tu vorresti recuperare la vista se ci fosse un intervento? Lei dice no. Lei dice no perché lei ha guadagnato una sua identità di pezzettino
dentro quel quadro, non ha bisogno di vedere, perché lei dice la mia vita è piena così, io so vivere benissimo senza vedere, la mia vita è piena di cose, io ho tutto quello che mi serve, non è quello che toglie qualcosa alla mia vita. Allora, vedete, se queste cose ve le racconto io, non sono così credibile. Se voi queste cose le raccontate, ve le fate raccontare da dentro, da persone, appunto, vi dicevo, a me questo mondo mi ha catturato, perché di fatto poi ho incontrato tante di quelle storie che mi hanno veramente cambiato, trasformato profondamente. Allora, se uno queste cose se le guarda da dentro e se le racconta e si lascia raccontare queste storie da dentro, secondo me è il miglior modo che ha per formarsi, oltre al fatto che sono storie bellissime, sono storie dove veramente uno ribalta anche il proprio modo di stare al mondo. Quindi qui trovate dei titoli, poi ve ne suggerirò altri. Vedete che anche i libri sono il miglior modo per poter ribaltare anche alcuni immaginari. Secondo confine, quando lavoro con i servizi 06, quindi la prima cosa mi si dice non siamo abbastanza formati su questi temi, Moira, come facciamo? Allora, abbiamo detto formiamoci, e formiamoci in maniera intelligente però, non andiamo a cercare la ricettina per risolvere il problema, perché questi bambini non sono problemi da dover risolvere, questi bambini sono identità, sono storie che vanno raccolte, accolte così come sono, con tutta la bellezza di quello che sono. Altre volte mi si dice, però Moira è con noi da 2 anni al nido, è con noi la scuola dell'infanzia, io ho paura che non migliora. No, questa educatrice mi raccontava in questo percorso di ricerca, ho paura che il tempo con noi sia un tempo perso, che non riesca a migliorare. Allora, voi riflettete a quando noi utilizziamo questo verbo, migliorare o il verbo peggiorare. Sono due verbi che utilizziamo spesso anche nei colloqui con i genitori, nei colloqui di mezzo, nei colloqui che abbiamo con loro, no? Sono parole che utilizziamo spesso, ma sono parole che secondo me spesso sono molto pericolose. Perché che cosa vuol dire che un bambino è migliorato? È diventato un pochino più normale? È diventato un pochino più accettabile? È diventato un pochino più come lo vorrei io? Pensate a bambine, ad esempio, che hanno disturbi del comportamento, che ci mettono davvero in crisi perché tu ti senti incapace, ti toccano proprio, no? Anche nella tua senso di adeguatezza rispetto a un compito, perché magari certi comportamenti sono dirompenti e sono difficili anche da gestire, ti richiedono un grande controllo anche personale che non tutti noi abbiamo o che abbiamo sempre stabile, no? Nel corso della nostra esistenza, visto che anche noi siamo fatti di carne e sangue, dice Bezzo, ci sono giornate che veniamo meglio e facciamo meglio delle cose, giornate che le facciamo peggio. Allora, questo verbo migliorare, se è inteso così, capite bene che non è una bella, cioè non è questo il nostro compito, non è che deve migliorare un bambino se viene al nido con la sindrome di Down, devono migliorare, deve parlare di più, deve diventare autonomo, no, bambino che deve guadagnare un suo equilibrio, allora mi piace la parola migliorare, se con noi ha guadagnato un suo equilibrio con le sue funzioni, con le sue capacità, con le sue autonomie, allora mi piace questa parola, ma se il migliorato è che ti divento un pochino più come gli altri, allora il migliorato anche no, perché ho paura che questo confine ci porti davvero a perpetuare l'idea del riccio di prima, no? E l'idea che noi ci abbiamo un po' a volte implicita di aggiustarli un po' sti bambini, no? Parla poco, deve parlare di più. Sì, ok, però ci sono tanti modi di comunicare, giusto? Quindi noi poi di Servizi 06 lo sappiamo benissimo, perché anche spesso tra adulti le parole non le sappiamo usare, ma ci facciamo capire. Allora, dentro questa partita c'è, secondo me, un pacchetto tanto, tanto importante della nostra... del nostro lavoro con questi bambini. C'è un bellissimo libricino, questo forse non lo so se lo conoscete, infatti l'ho scelto, poi leggo molto dei commenti molto molto belli che poi magari rilancerò, ma leggo delle cose molto belle, vi ringrazio davvero per le narrazioni che mi state raccontando. Questo libricino non lo so se lo conoscete, perché è meno noto magari di quelli che abbiamo letto fino adesso, ma secondo me è puntualissimo su questo tema della normalizzazione. Non a caso si chiama Impossibile, e Impossibile è un po' l'attributo, come vedrete, che questi genitori riconoscono a questo bambino che manda loro fuori di testa. Quindi proviamo a essere bravi noi in questo senso, non proviamo a metterci che siamo noi quelli che vivono questa condizione, no? Perché altrimenti entriamo un po' del gioco che è sempre colpa degli adulti, eccetera, eccetera, che per carità sono discorsi intelligenti, però in questo senso ci portano fuori. Proviamo a vedere se a volte anche noi cadiamo in questo rischio. Allora, vedete questo testo Impossibile, l'autrice è Isol, ed è stato appunto tradotto poi da Laura Gonzalez e è stato edito dalla Biblioteca della Ciopi. Allora, vedete che già comincia in un modo
abbastanza inedito, no? Che ci già fa capire che cosa ci aspetta. Toribio ha 2 anni e mezzo. I suoi genitori gli vogliono molto bene. Bene, fino a qua tutto ok. Ma vorrebbero anche poter dormire la notte. Mamma! Papà! Tocca a te, dice il papà. Ma l'ultima volta mi sono alzata io, ribatte la mamma. Mamma e papà vorrebbero anche giornate più tranquille. Cosa succede? Non vuole lavarsi i capelli. Sarebbe bello mangiare senza tanti capricci. Amorino della mamma, assaggio il pesce, com'è buono! Sicuro di non voler andare in bagno? Sicuro! Vorrebbero tanto che Toribio inaugurasse una volta per tutte il bellissimo vasino che gli hanno regalato. A dire il vero, un pisolino pomeridiano farebbe proprio bene a tutti. Non si è ancora addormentati? Cavalluccio, cavalluccio, cavalluccio! A fine giornata, mamma e papà sono esausti e sognano il giorno in cui Toribio smetterà di comportarsi in quel modo e tutto sarà più facile, no? Pensate quante volte non li facciamo questi desideri anche a scuola, no? Che tu dici, ma quando smetterà questo bambino di comportarsi così? Facciamo questo tipo di sogno, no? E a volte andiamo un po' a fare quello che fanno anche loro, eh? Un giorno leggono sul giornale un annuncio incoraggiante. Stanco? Preoccupato? Signora Meridiana risolve tutti i tuoi problemi familiari, di salute, finanziari e di cuore. Metodo scientifico, pozioni naturali, risultati veloci. Fissano subito un appuntamento, no? Quando vi dicevo che andiamo a ricerca di qualcuno che ci aggiusta da fuori le cose, e invece le cose non si aggiustano da fuori, oppure se si aggiustano, come vedrete, non hanno degli esiti molto positivi. Buongiorno, dice la specialista, cosa vi porta da queste parti? Nostro figlio, risponde la mamma, vorremmo che Toribio fosse diverso, ma pare sia impossibile, dice il papà. C'è sempre una soluzione. Che problema avete con Toribio? E vedete che la specialista comincia a scrivere, comincia a segnare. Non mangia le proteine, non fa il pisolino, ha paura del buio e di notte ci chiama in continuazione. In più se la fa addosso e non gli piace lavarsi. Capisco, allora voi volete che Toribio non abbia paura del buio, che mangi tutte le proteine, che si lavi senza brontolare, che faccia il pisolino, che impari ad andare in bagno da sola. È tutto? Sì, sì, proprio così. Sarebbe possibile? Potrebbe aggiungere che faccia il bagnetto senza allagare dappertutto? Fatto! Questa sera dovrete spargere sul cuscino un po' di questa polverina magica e domani il problema sarà risolto. Sono 200 euro. I genitori di Toribio, stanchi com'erano, seguirono attentamente le istruzioni e quella notte dormirono profondamente. Dormirono così a lungo che quando si svegliarono era già giorno. Wow! Ma com'è possibile che Toribio dorma ancora? Si sentirà bene? Toribio? Miau! Non è possibile! Quindi, di fatto, insomma, le loro richieste hanno fatto sì che fossero richieste che in quel modo lì perfetto non potesse fare un bambino, ma li potesse fare un gatto, come vedremo a breve. E adesso che cosa facciamo? Gliele tagli tu le unghie? E vedete che il racconto si chiude riproponendo un po' questa serie di note che la specialista aveva preso, nel quale comincia a dire, beh, quello che voi chiedete è forse un bambino, può essere un gatto, quindi voi non volete un bambino, volete un gatto. Allora, racconto molto bello. Io l'ho utilizzato tantissimo anche con i genitori, negli incontri con i genitori, e tu vedi che cominciano a partire dei pensieri, no? Sul fatto che noi a volte veramente abbiamo questo desiderio quasi di aggiustarli i bambini, quasi di vederli, volerli sempre differenti rispetto a quello che sono, con il rischio davvero che diventino altro rispetto ai bambini e le bambine. Allora, su questo tema, voi sapete, molti di voi sanno che noi siamo in un paese che riconosce i cosiddetti bisogni educativi speciali, no? La nostra realtà normativa, vi ricordate, riconosce 4 tipologie di bambine e bambine con bisogni educativi speciali, quindi ci sono i bambini con disabilità, quelli di cui abbiamo parlato un po' fino adesso, poi ci sono i disturbi evolutivi specifici, ad esempio tutto il mondo dei disturbi specifici dell'apprendimento, che magari
per fortuna nel segmento 0-6 non sono una categoria contemplabile, però ad esempio ci sono i bambini con ADHD che possono essere presenti, ad esempio anche nei servizi 3-6, anche se anche in quel caso la diagnosi dovrebbe essere molto matura, perché capite, l'iperattività di un bambino in questa fascia d'età fa anche parte un po' del funzionamento, quindi è molto difficile andare a riconoscere dove c'è un disturbo. I bambini e le bambine con svantaggio sociolinguistico culturale e le bambine e i bambini con plus dotazione. Questa è una categoria che è stata aggiunta da poco in Italia e che ci ricorda come esistono anche bambini che hanno una plus dotazione e che richiedono comunque delle particolari attenzioni. Ora, sul tema del bisogno, io vorrei farvi fare una riflessione, perché se ci pensate, no, come mondo educativo, quante volte diciamo che noi partiamo dai bisogni delle persone? Cioè, tutte le progettazioni, non lo so, la vostra progettazione annuale, la vostra programmazione annuale, sicuramente avrà fatto un'analisi dei bisogni. Quindi la parola bisogno è una parola che accompagna molto le nostre pratiche educative, vi dico. Però io a volte ho un po' paura che questa lettura del bisogno sia una lettura un po' falsata, nel senso che noi spesso leggiamo il bisogno sempre come qualcosa che ci manca, no? Allora io adesso potrei lanciare in chat e dirvi: ma di che cosa avete bisogno adesso alle 18 del 25 gennaio? E qualcuno potrebbe dirmi: mamma mia Moira, è stata una settimana così pesante, sicuramente stare qui attaccata al computer non è ciò di cui ho bisogno, avrei bisogno di farmi una passeggiata, avrei bisogno di vedere un mio amico che non vedo da tempo, avrei bisogno di andare al centro commerciale perché ci sono i saldi e ho voglia di fare shopping. Cioè, i bisogni delle persone non indicano soltanto ciò che ci manca. Questa è una cosa che secondo me dovremmo imparare a leggere, no? Perché di solito noi abbiamo l'idea che i bisogni dei bambini sono qualcosa tipo ciuccio, no? Sei presente quando un bambino piange e vai col ciuccio, no? A cui rispondere, da sanare, da riempire, no? E in particolar modo i bisogni dei bambini, ad esempio in situazioni di disabilità, confermano ancora di più questa situazione, perché di solito cominciamo a dire: beh, visto che è un bambino autistico avrà questi bisogni, visto che è un bambino cieco avrà questi bisogni, visto che è un bambino così cos'ha avrà questi bisogni, perché cominciamo a pensare che i bisogni delle persone derivano dalla patologia. È come se vi dicessi: beh, tu sei di Livorno, beh, perché sei di Livorno c'è questi bisogni, sei di Firenze, beh, allora c'è questi altri bisogni. Cioè, noi andiamo a dedurre da una categoria, in questo caso la patologia, i bisogni dei bambini. Poi non ci basta questo, perché una volta che abbiamo fatto questo scherzetto cominciamo a dire: beh, se tutti gli autistici hanno questi bisogni, con loro funziona solo una cosa. Guarda, ci hanno avuti tanti, fidati di me. Io sono un'educatrice esperta, fidati di me. Ci hanno avuti tanti, con loro funziona solo così. Ma vedete che sono diverse cadute che noi facciamo se leggiamo i bisogni in questo modo. E soprattutto spesso, vedete, cadiamo in pratiche di anticipazione, facciamo le cose al posto dei bambini, ci sostituiamo, li vogliamo un po' normalizzare. Invece a me piace pensare, e questo vi invito a farlo, no? Qualora in chat adesso avessimo scritto i nostri bisogni e io vi dicessi: guardate, io durante il periodo delle vacanze di Natale avevo un gran bisogno del mare, perché il mare è un elemento a cui io sono molto legata. Avevo bisogno di farmi una bella passeggiata, dove dico io, ad una certa ora. È un bisogno che non sono riuscita a soddisfare perché ho fatto tutti isolamenti da qui a oggi, diversi isolamenti, e non ho potuto usufruire di quel tempo. Allora, nel momento in cui io racconto un bisogno, e anche i bambini funzionano così, e anche i genitori funzionano così, e anche voi funzionate così, quando noi raccontiamo un bisogno, non raccontiamo soltanto ciò che ci manca, ma raccontiamo chi siamo. Allora, io vi ho detto del mare, perché il mare è una cosa che fa parte molto della mia identità, è un elemento importante di me. Allora, il bambino che ha un bisogno particolare perché, no, mi dicono, che ne so adesso, in alcuni percorsi di supervisione: mamma mia, quant'è che è iniziato il nido, questo vuol stare sempre in braccio, ancora vuol stare in braccio, anche se da settembre, no? Era un bambino che ha bisogno di contatto, è un bambino che ti dice anche chi è, non ti dice soltanto ciò di cui ha bisogno. Ora, a me piacerebbe che nel mondo educativo i bisogni fossero letti come una sorta di spia, che ci dice come funzioniamo e chi siamo, perché è questo il bello anche dei bisogni. Cioè, non è vero che i bisogni sono soltanto qualcosa che va riparata, va aggiustata, vai, rispondiamo ai bisogni, bisogni delle famiglie, vai, rispondi. No, aspetta, un bisogno di una famiglia, fermiamoci un attimo, è un modo per capire chi è quella famiglia. Se la famiglia mi porta quel bisogno, mi sta raccontando chi è. Allora, prima di rispondere così, io mi prendo un tempo per raccogliere la bellezza di quel bisogno. E allora perché, no? Io faccio sempre questo esempio ai miei studenti della macchina, no? Perché ci sono la macchina, adesso da poco ho cambiato la macchina, avevo una macchina vecchia da poco, insomma, per tanto tempo, che a volte
mi dava dei segnali in qualche modo, no? A volte un po' pericolosi, perché certo, quando mi si accendeva la spia dell'olio, cominciavo a dire, oh caspita, riuscirò ad arrivare da Perugia a Gubbio con questa spia accesa, vista anche l'incuranza che avevo e che ho comunque spesso nei confronti delle macchine. Però ci sono delle spie, dei bisogni, che non è che per forza vanno aggiustati, perché sono delle spie, tipo se vado in una galleria di giorno e accendo le luci di posizione, che mi dicono che la macchina Moira funziona bene. Qui non sono sempre questioni da riparare, da aggiustare, da sistemare. Questo vale anche per i bisogni educativi speciali, che sono dei bisogni, come adesso ci racconterà questo ragazzo, vi faccio vedere un piccolo video, che loro ci dicono, questo guardate, provate a dar voce anche ai bambini e alle bambine, nei modi e nelle forme in cui sanno farlo, no? Nel momento in cui stanno con voi. Vi renderete conto che non è che ci sono dei bambini speciali che hanno dei bisogni speciali, perché su questo le persone con disabilità veramente stanno facendo una battaglia e ne hanno diritto, perché ci cominciano a dire, senti, già funziona in maniera diversa, perché sono venuto al mondo così, ma perché vuoi dirmi che ho anche dei bisogni diversi, completamente diversi dai tuoi? Allora, ciascuno di noi ha i propri bisogni, e su questo è chiaro, ma non è che io ho dei bisogni perché sono una persona con sindrome di Down, quindi ho questi bisogni. No, io ho dei bisogni perché sono Marco con sindrome di Down, e ho questi bisogni, ma non è che derivano dalla mia patologia. C'è un film molto bello, e adesso vi faccio vedere un pezzetto molto piccolo di questo film, che trovate in realtà anche disponibile su YouTube, tutto, se non avete avuto il piacere magari di vederlo, è stato trasmesso di volta, diverse volte, sono contenta di raccogliere qualche bisogno in chat, quindi buona guarigione a Mila innanzitutto, naturalmente a Francesca auguro presto naturalmente di poter farsi una bella giornata in campagna, perché vuol dire che sono elementi naturalmente che sono importanti nella vostra vita, la salute e magari la campagna. Vi dicevo, questo film è molto bello, si chiama Life Animated, è un film che racconta la storia di un bambino, un ragazzino autistico cresciuto non in un contesto italiano, siamo negli Stati Uniti, quindi diverse cose sono completamente differenti naturalmente dalle nostre, però c'è una scena molto bella, molto significativa, secondo me anche molto emozionante, perché questo ragazzino viene invitato a fare un convegno e gli viene chiesto di raccontarsi, appunto, e lui comincia a dire, guarda che non è che è una questione di volontà, non è che io non riesco a fare delle cose perché non le voglio fare, forse se dovessimo stare intorno al tavolo e dovessi dirti quali sono i miei bisogni, vuoi vedere che abbiamo gli stessi bisogni, vuoi vedere che su questo aspetto non siamo differenti. La differenza dove sta? Nel fatto che io, come dirà lui, persona autistica, ho bisogno di alcune cose per soddisfare quel bisogno, ma per favore non dirmi che ho dei bisogni diversi dai tuoi. Allora, se le persone ci cominciano a chiedere questa cosa, io credo che sia proprio bello accoglierla e prenderla come un punto di riferimento. Vuoi vedere che è proprio così, che i bisogni delle persone non sono speciali perché appartengono a delle categorie speciali, ma perché chiedono a me, educatrice, qualcosa di immaginarmi una via particolare, perché se ho un bambino che non vede e ha un bisogno di muoversi nello spazio, dovrò organizzare lo spazio in un certo modo. Allora lo speciale non è del bambino non vedente che è capitato da me, ma lo speciale è il mio, del mio modo di vivere, no? In qualche modo lo spazio o l'accessibilità di quello spazio, no? Io su questo, guardate, mi sono innamorata di questo sapere, che è il mio sapere, come vi diceva, appunto, no? All'inizio di questo percorso che si chiama pedagogia speciale, perché fin da lì subito ho cominciato a capire che la parola speciale non era di chi incontravo, ma era la mia nel momento in cui ero chiamata a trovare il pertugio per poter entrare nel mondo di quel bambino, per poter vivere la relazione con quella famiglia, magari complessa, articolata, complicata anche, oppure permettere di accedere alla partecipazione di un gioco per quel bambino lì che di solito è fuori. Allora lo speciale era il mio, non era il loro. Allora mi sono dettamente innamorata di questo sapere, perché ho detto, allora non è che è un sapere dei... No, ci sono dei colleghi che mi pigliano in giro, mi dicono, giusto tu, la pedagogia speciale era proprio il sapere tuo, te ne dovevi occupare tu, no? Come se mi stessero dicendo che ho quella, diciamo, predilezione per alcune componenti dell'umanità. Questo è vero, e ne sono felicissima, che a me piacciono più gli ultimi che i primi. Di questo è proprio una scelta di vita. Ma al di là di questo, lo speciale non è questo. Lo speciale è dire, Moira, che cosa puoi fare per rendere accessibile quel nido, quel gioco, quella lettura, per quel bambino lì, che è capitato, hai avuto la fortuna di avere nella tua vita, e che ti porta un bisogno ordinario, un bisogno di giocare. Ma non lo sa fare. Come posso renderlo accessibile? Il film si chiama Life Animated, così rispondo a Serena, ma adesso ve ne faccio vedere un pezzetto molto bello,
secondo me è anche molto emozionante. Poi mi direte se almeno anche con voi ha avuto questo effetto, dove questo ragazzo ci dice: attenzione, non confondete il modo con cui io sono venuto al mondo con i miei bisogni, perché sui bisogni, per favore, siamo della stessa umanità. E quindi non cominciamo a dire che ci sono chi ce l'ha di un certo modo e chi ce l'ha di un altro. Allora, ve lo faccio vedere subito, tanto dura pochissimo, ma è molto bello. Mi chiamo Owen Suskind e amo i cartoni animati. Il mio amico Connor ama i supereroi. Il mio amico Brian è un esperto di storia degli attori, dei comici ebrei. Ce ne sono moltissimi. La gente pensa che quelli con l'autismo non vogliono stare insieme alle altre persone. È sbagliato. La verità è che noi, persone autistiche, vogliamo ciò che vogliono tutti, ma qualche volta siamo maldestri e non sappiamo come comunicare con gli altri. Sono stato vittima di bullismo a scuola e il futuro mi sembrava spaventoso e incerto. Non volevo crescere. Mi limitavo a guardare il mondo dal mio campanile, come il gobbo di Notre Dame. Il gobbo di Notre Dame non finisce come certi altri film. Quasimodo non conquista la ragazza, ma viene accolto con gioia nella società. Dopo un lungo e duro viaggio, alla fine non è più immaginato. Questo è ciò che è successo a me. Oggi, quando mi guardo allo specchio, vedo un fiero uomo autistico. Allora, come vi dicevo, il film è molto bello perché di fatto racconta, no? Racconta un modo con il quale questo bambino prima è riuscito ad entrare in contatto col mondo, e questo mediatore, diciamo, speciale, per lui sono stati i cartoni della Disney. Quindi, diciamo, quelli sono stati i cartoni che hanno permesso l'accesso a quel mondo, così racconta la famiglia. Il film, Sabina, si chiama Life Animated. Lo trovate anche su YouTube, già disponibile in italiano tradotto, quindi lo trovate proprio libero, ed è molto bello da vedere per tutta una serie di dimensioni. Però più di dirlo così, come lo deve dire? Cioè, che deve dire più di comunicarci questa sua ordinarietà? Vedrete che è una parola che recupero adesso per i servizi 06 soprattutto. Cioè, noi dobbiamo essere così contenti della qualità di quello che facciamo, che quando ci arriva un bambino così, non è che dobbiamo chissà che fare, dobbiamo far bene il nostro mestiere, perché è lì che lo misuriamo, è lì che vediamo, ma guarda tu che bravo sto servizio, perché sa far bene quello che è chiamato a fare, e quindi fa bene anche a quel bambino che è capitato in quel determinato momento, in quel contesto. Allora, sui bisogni educativi speciali, non cominciamo a farci l'idea veramente che devono migliorare, che li tocca aggiustare, che devo uscire dal nido, dalla scuola, perché poi alla primaria chissà che gli succede. Noi abbiamo un compito che è il rispetto della persona e la sua identità. Allora, su questo, ripeto, mi piace il vostro impegno, mi piace il fatto che ci facciamo tanto di domande, ma proviamo ad evitare che siano domande nelle quali noi teniamo più al nostro risultato che al processo del bambino che accompagniamo, perché a volte dentro queste dinamiche, ci dice la letteratura, possiamo anche perderci, no? E magari può esserci quella che dice: ah, ma io con questo bambino sapessi quante cose riesco a fare, no? E su questo, naturalmente, ritorno anzi un attimo qua, perché anche questo mi piaceva leggervelo. Su questo voi mettete in conto che ci sono dei bambini e delle bambine che magari non vi manifestano il loro modo di stare al mondo subito, no? E noi invece abbiamo fretta di capire, di dare un nome, di significare, di dire chi sono, no? E ci prendiamo magari un tempo per dire: aspetta un po', però non è che nel frattempo, no? Questo bambino mi sta dicendo che sta partecipando alle cose in maniera unica e ripetibile come può. Io lavoro spesso con le videoregistrazioni, con i servizi con i quali lavoro, perché sono altamente formative, anche se capite che accettare un patto formativo nel quale, che ne so, la mattina ci si videoregistra, il pomeriggio insieme con il formatore, con la coordinatrice, con chi volete, si fanno dei ragionamenti, vuol dire che qualcuno ha messo in conto una bella rivoluzione propria, e sono dei percorsi molto belli e molto significativi. In un percorso fatto un paio d'anni fa, molto bello,
c'era una educatrice, un'insegnante, mi dicevano: ma questo bambino non partecipa mai, Moira, noi facciamo tantissimi, utilizziamo tantissimi linguaggi, lui non partecipa mai, e il disegno no, e le costruzioni no, e la musica no, e il circle time la mattina no, pi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 p
proviamo però a videoregistrare, vediamo un po' se è vero che non partecipa. Allora, avete presente i satelliti? Avete presente? Avete presente quando noi diciamo che facciamo un'osservazione partecipante? No, sicuramente ciascuno di voi la farà con più o meno costanza, no? Quindi che vuol dire? Ci mettiamo da una parte, prendiamo un taccuino, poi la Regione Toscana su questo ha una tradizione di documentazione bellissima, siete bravissimi a fare queste cose perché è proprio nella vostra cultura di servizi educativi, meravigliosa, insomma, aspetto molto meraviglioso. Quindi che facciamo? Ci mettiamo con un taccuino, cominciamo a prendere degli appunti. Magari c'è qualche bambino che ti chiede, ma che fai? E tu rispondi, però si vede che partecipi in maniera diversa. Allora, quando noi abbiamo fatto queste videoregistrazioni, abbiamo visto che questo bambino non era vero che non partecipava nei modi e nelle forme che loro chiamavano partecipazione, che era quello, se facciamo un disegno, tutti seduti, disegna. Questo bambino girava intorno alle situazioni, come i satelliti, girava intorno, prendeva un po' da di qua, prendeva un po' da di là. Allora, prima di dire che non partecipa, abbiamo guadagnato queste riflessioni, abbiamo cominciato a dire, ma partecipa come può? Ok. Allora, però non è vero che non partecipa. Allora, non parte dal non partecipa, partecipa come può. Allora, se partecipa come può, quali sono le forme per poterlo far partecipare anche in maniera diversa? Certo, dire tutto non fa niente, questo bambino non fa niente, non scrive, la lettura no. Certo, non era qualcosa che faceva bene nemmeno alle istituzioni con i genitori, che nel frattempo si erano caricati di molta ansia perché dicevano, caspita, ma questo non fa proprio niente. In realtà, lui partecipava nei modi e nelle forme in cui era in grado in quel momento storico. Dopo un po', si è studiato l'ambiente, ci ho messo 2 anni di scuola dell'infanzia, sì, ci ho messo un po'. Dopodiché si è aperto e ha deciso che si poteva anche mischiare in un tavolo, però non era vero che non partecipava, perché voi adesso, molti di voi stanno in silenzio, allora io ho la presunzione di dire che state cucinando, state facendo la cena, magari qualcuno lo fa, qualcuno stira, non lo so, però non avrei mai la presunzione di dire che la partecipazione si misura sul numero di parole che noi spendiamo o sul numero di interventi che noi facciamo in un contesto. Io ci sono dei momenti in cui partecipo emotivamente così forte a delle cose che allora sono totalmente in ritirata. Allora lì non mi senti parlare perché sono talmente dentro mossa che non c'ho nemmeno le parole. Allora, perché questo diritto non lo concediamo ai bambini? Tutti, eh? Poi capite, sono dei bambini magari già con delle loro difficoltà a cui tutto questo farebbe molto più bene se fossimo un po' più delicati, no? C'è questo libro a proposito, bellissimo, che si chiama Stavo pensando, che ci fa proprio ragionare su questi temi, no? Sul fatto che mentre che noi magari facciamo delle domande, mentre che noi chiediamo delle prestazioni, i bambini magari sono da altre parti e non è che non ci sono, stanno facendo altre cose, stavano pensando magari, come ci dice questo testo, tanto poi trovate tutto nelle slide e nella bibliografia, è un testo di Sandor Stoddard, casa editrice Topi Pittori. Allora, guardate che meraviglia anche questo testo, no? E quanto ci dovrebbe far pensare, perché a questo punto io mi verrebbe da dire, no? Io su questo mi interrogo anche come docente all'università, nei percorsi di formazione, se in questo caso siamo uno a tanti, no? Però mi chiedo sempre, no? Che questo vale anche per me, in qualunque contesto in cui lavoro con qualcuno che accompagno. Una volta era giorno, come adesso, e tu hai detto, tu insegnante, hai detto, buongiorno, ma io non ho detto nulla, perché stavo pensando. Ora di alzarsi, subito! E io non ho detto nulla, perché stavo pensando. Perché stavo pensando. Mettiti la camicia, quella gialla! Pensando, ma io stavo pensando a quella bella polvere che balla e brilla, dentro la luce gialla. E poi stavo pensando ai limoni, banane, arance, mandarini, e tutti i gialli. E poi pensavo a angurie, pensavo ai rossi, ai rosa. Stavo pensando. Ora, lavati le mani, tutte e due, e bene. E io stavo pensando sul lavare bene, stavo pensando all'acqua, a secchiate, a ruscellate, a vasche piene, a cose fredde come pietre liscia, tutte le conchiglie, le campane e le fontane. E pensavo alle onde, alle gemme nelle grotte profonde. Stavo pensando all'azzurro e al verde. Pensavo a un giardino, a uno stagno con dentro il pesciolino che non ho visto, ma stavo pensando. E io stavo pensando, e soprattutto, mettiti la maglia! Vedete che noi torniamo,
E stavo pensando a tutto, alle cose, soprattutto e sotto tutto, sopra e sotto, io e tu, aquiloni nel cielo blu, io pensavo a me lassù, a tu che mi buttavi e a me che mi tenevo, pensavo a penzolare alla fine di una fune, pensavo anche ai miei pattini, alle chiavi per stringerli, stavo pensando a me, stavo pensando. E il maglione, ora mettiti il maglione! Ma io stavo pensavo a mani, piedi, a braccia e gambe. Pensavo che se il braccio fosse in gamba e se la gamba fosse in braccio, camminerei testa in giù e piedi in su, coi piedi nudi, senza più scarpe né calze. Stavo pensando. Ora, mettiti calze e scarpe. Pensavo a diverse cose uguali, come cappelle, berretti, occhi, occhiali, manopole, guantini, pantofole, calzine, maglie, maglioni, calze, calzoni e scarpe, strinze, slaccia, riallaccia. E bella faccia, brutta faccia, buffa bacia, faccia, stavo pensando a facce strane, in terre lontane, stavo pensando a viaggi in terre nuove, a partire con la neve, chissà dove. E io stavo pensando, calze, scarpe, mettiti calze, scarpe. Io stavo pensando a lune, palloni, poi a ruote, a palloni e poi a fuochi, quei palloni sopra il naso. Stavo pensando ai cigni, ai pavoni, ai pellicani, oche dal becco giallo, grandissimi elefanti tutti d'argento e d'oro, da montarci a cavallo. Pensavo alla giraffa, alla zebra bianca e nera, alla tigre, al leone che ti mangia tutto intero. Stavo pensando a tutto un circo grande. Calze e scarpe, muoviti presto! Io invece andavo lento, come una torta che cuoce nella teglia, come una tartaruga mezzo sveglia, come una lumacona, come una pesca buona, come il sole che sfiorisce dalla spiaggia, come niente da fare in un giorno di pioggia. Dai, per favore! Io stavo pensando che ci voglio un milione, anzi un bilione, anzi un trilione, un goriglione, un ippotilione, un viciorellone, un elefantione di bene. Stavo pensando che io ti voglio bene come una torta di crema e cioccolata, con sopra panna e fragola alta fino a un soffio. E stavo pensando che ti voglio bene più che alle macchinine dei pompieri, e più che a tutte le ruspe e a tutti i camion di tutto il mondo. Stavo pensando. Ecco perché non ho potuto mettere le calze. Ecco perché non ho potuto mettere le scarpe. Ecco perché non ho potuto fare i nodi. Allora, è bellissimo questo tipo di albo, insomma, no? Perché ti fa pensare, appunto, che dentro le nostre proposte c'è sempre un modo di rispondere che non è previsto, che non è prevedibile, no? E che quindi di fondo dovrebbe sollecitare in noi almeno un dubbio adesso, no? Effettivamente, noi non, no? Anche nei confronti di bambini e bambine, ad esempio, che non hanno una comunicazione verbale possibile nello 0-3, oggi ci dicono ad esempio le ricerche che faticano, si parla molto più tardi, si parla male, però non vuol dire che non c'è un pensiero, cioè non vuol dire che non c'è uno star presenti, no? E nella didattica e nella pedagogia speciale, inclusiva, si dice ad esempio che un bambino perché deve stare in sezione anche quando sembra, passatemi il termine, non lo direi mai, che non capisce niente. Perché partecipare alla cultura di un compito, si chiama così in letteratura, partecipare al clima emotivo degli altri è una forma di partecipazione. Allora io non posso dire che non conta quella forma di partecipazione, perché la partecipazione è solo 1, 2, 3. Pensate il circle time la mattina, cioè qui possiamo fare tantissimi esempi, no? Di bambine e bambine che a nostri occhi, se non siamo bravi, non partecipano, che a occhi professionali partecipano nei modi e nelle forme in cui sono in grado di farlo. Allora questo ci serve, questo sguardo in qualche modo delicato, no? Che questo sapere in qualche modo ci può regalare, che questi bambini in particolar modo anche ci possono regalare. Allora, altro tema scottante di questo mondo è quello delle famiglie, perché nei primi 6 anni di vita in realtà spesso, dicevamo, sono famiglie che scoprono questa certificazione, se volessimo fermarci a bambini e le bambine con una diagnosi, no? Sono gli anni in cui arriva questa comunicazione. E sappiamo tutti che i nidi non sono obbligatori, in realtà nemmeno la scuola dell'infanzia, quindi di fatto non è detto che una famiglia iscriva un bambino in situazione di disabilità in un servizio. Oggi, diciamo, i servizi sanitari si sono molto più, da questo punto di vista, secondo me, allenati all'idea che si possa anche, no, proporre la frequenza, però il tema della frequenza di questi bambini è spesso un tema molto più intimo, cioè non è il fatto lo scrivo o non lo scrivo al nido, sono capace o non sono capace, è che io mamma, io papà,
devo fare i conti con questa cosa qui. Ah, sapete che nella letteratura si dice che, ad esempio, si diceva che fino agli anni 70 molte famiglie, anche per senso di colpa, nascondevano questi bambini, no? Non li mostravano agli altri. C'è tutta una letteratura molto emozionante, anche molto forte, che ti racconta proprio come c'è questo desiderio di celamento. Allora capisci che quando arriva un bambino così in un nido, una scuola dell'infanzia, per i miei occhi è una benedizione. Ed è innanzitutto l'idea che una famiglia che sta facendo i conti con l'idea che quel bambino potrà vivere anche cose normali. Questa parola normale non la intendo come il migliorato di prima, la intendo come ordinari, no? Io ho intervistato tanti genitori in questi anni e mi hanno raccontato: guarda, quando lo portavo al nido avevo il mio momento di normalità. Entravo come tutti i genitori, lo consegnavo, sentivo una parola buona detta da un'educatrice, tornavo a casa e mi sentivo un papà fortunato, mi ha raccontato uno di questi papà. Allora capite che quando ci arrivano queste famiglie stiamo attenti, perché come i loro figli sono famiglie abbastanza delicate, no? La letteratura ha fatto una descrizione, qui vado un po' veloce, molto forte, di quelle che sono le dinamiche che scattano quando arriva la comunicazione di una disabilità di un bambino. Sapete, oggi può arrivare prima della nascita, subito dopo la nascita, oppure dopo un po'. Quando arriva dopo un po', ad esempio, ci dice la letteratura, forse anche peggio, perché per quella famiglia c'è stato il sogno di un desiderio, diciamo così, ordinario, che si deve a un certo punto rompere con tutto quello che è un bambino arrivato. Allora, capite che anche su questo le reazioni che le famiglie hanno, insomma, nella maggior parte della letteratura si parla di un lutto. Il bambino che io avevo sognato non è mai nato, non è mai venuto al mondo. Come sapete, le esperienze di lutto possono avere... ciascuno di noi l'ha vissuta e purtroppo, no? E abbiamo dei tempi di reintegrazione, di accettazione che sono molto differenti. Qualcuno, rispetto ad alcuni lutti, non è riuscito mai a risolvere con se stesso, no? Alcune componenti emotive. E la letteratura ci dice: guardate che trovate dei genitori che sono arrabbiati tutta la vita. Non ce l'hanno con voi, educatrici e insegnanti. Ce l'hanno che non hanno pacificato con sé alcuni vissuti. Anche perché, detta tra di noi, le comunicazioni della diagnosi di solito, meno che non siamo in contesti molto fortunati, non sono accompagnati da forme di sostegno anche alla genitorialità e a quella comunicazione. Quindi è vero che il tutto dipende da tantissimi fattori, dalla comunità, dal grado di integrazione che la coppia ha quando riceve questa comunicazione, dalle possibilità economiche, dal tessuto sociale, dalle caratteristiche psicologiche delle persone, quindi non si può assolutizzare. Sicuramente la letteratura ci dice: è un percorso che cambia la vita di quelle persone, di quei genitori lì, ed è un percorso che spesso davvero è paragonato a una sorta di lutto. C'è questo bel racconto che ha fatto un po' la storia dentro questa narrazione, che è la storia, diciamo, di una mamma, in questo caso fondatrice, vedete, dell'associazione della sindrome Down degli Stati Uniti. Ha fatto un po' la storia perché a partire da questa narrazione molti genitori si sono ritrovati in questo racconto. Lei scrive: spesso mi è stato chiesto di descrivere l'esperienza dell'avere un bambino con disabilità, di provare ad aiutare persone che non hanno condiviso questa esperienza, capirla, immaginare cosa si prova. E così, quando stai per avere un bambino è come programmare un favoloso viaggio in Italia. Compri una guida sull'Italia e fai dei meravigliosi progetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole a Venezia. Comincia a imparare alcune frasi in italiano, tutto è molto eccitante. Dopo qualche mese di sogni anticipati, il giorno finalmente arriva. Fai le valigie e parti. Alcune ore più tardi l'aereo comincia ad atterrare. Lo steward entra e dice: benvenuti in Olanda. Olanda, domandi. Cosa significa Olanda? Io ho comprato un biglietto per l'Italia, io credevo di essere arrivata in Italia. Per tutta la vita ho sognato di andare in Italia. C'è stato un cambiamento nel piano di volo, abbiamo optato per l'Olanda e qui devi stare. La cosa importante è che non ti hanno portato in un orribile, disgustoso posto pieno di pestilenza, carestia e malattia. È solo un posto diverso. Così devi andare a comprare una nuova guida e devi imparare alcune frasi in una nuova lingua e incontrerai nuovi gruppi di persone che non avresti altrimenti incontrato. È solo un luogo diverso. È più calmo e pacifico dell'Italia. Meno abbagliante dell'Italia, ma dopo che sei lì, da un po', prendi confidenza, ti guardi intorno e cominci ad imparare che l'Olanda ha i mulini a vento e l'Olanda ha i tulipani e l'Olanda ha Rembrandt. Però tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e ognuno si vanta di quale meraviglioso periodo ha trascorso là. E per il resto della tua vita tu dirai: sì, quello era il luogo dove avevo progettato di andare. È ciò che avevo programmato. E la pena di tutto ciò, lei dice, non se ne andrà mai, 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 perché la perdita dei propri sogni è una perdita molto significativa. Ma se passerai la vita a piangerti addosso per il fatto che non sei andato in Italia, non sarai mai libero di godere delle cose molto, molto speciali e molto amabili dell'Olanda.
Ora, vi dicevo, ha fatto un po' la storia questo racconto, perché in molta letteratura, diciamo, ci si dice che dovremmo essere particolarmente delicati, perché queste situazioni generano una serie di fatiche emotive molto forti, no? E quindi i tempi anche di risoluzione non è detto che arrivino nei 6 anni di vita, non è detto che arrivino mai, non è detto che ci sia questa meravigliosa, no, evoluzione che lei racconta in questa sua narrazione. Però mi viene da dire che noi siamo fortunati, perché noi non siamo i professionisti che hanno comunicato la diagnosi, giusto? Perché noi siamo servizi educativi, noi siamo nidi e scuole dell'infanzia. Allora noi non siamo mica lì a ribadire quel dolore, ma assolutamente no. Noi siamo lì, come mi ha raccontato un papà, per essere spazi di speranza. Questo papà mi ha raccontato, in particolar modo vi leggo l'ultima frase in un'intervista appunto fatta lo scorso anno: amavo portarla a scuola. Dopo la riabilitazione ogni giorno Giuseppe riceveva un voto, migliorato, peggiorato. Le educatrici invece avevano una descrizione da regalarmi, a partire dalle sue possibilità. Quindi noi abbiamo questo compito meraviglioso di poter far vedere a questi genitori che c'è forse anche altro rispetto a quello che qualcun altro gli ha riferito. Non perché siamo buoni, non perché siamo ottimisti, no, perché è così. Perché le dimensioni evolutive delle persone sono presenti in qualunque condizione, in qualunque situazione, no? Quindi mi piace molto pensare che la portata innovativa dei servizi 06 come servizi inclusivi sia proprio quello di essere spazi di speranza. Ah, sapete, la parola speranza, adesso poi questo ve lo leggo, la parola speranza è una parola spesso molto confusa, secondo me, no? Don Antonio Bello dice: oggi si equivoca parecchio sulla speranza, si pensa che sia una specie di ripostiglio dei desideri mancati, una rivalsa del nostro limite che, mortificato sugli spazi percorribili dei piedi per terra, cerca compensazione allungando la testa tra le nuvole e indugiando sulla zona pericolosa dei sogni occhi aperti, una forma di tiramisù psicologico, insomma utile per non lasciarsi travolgere dalle tristezze della vita. Niente più di deleterio, la speranza è parente stretta del realismo. Allora, lui che cosa ci vuol dire? Che non è che noi dobbiamo dare illusioni a questi genitori, non è questo. La questione è che, come spazio educativo, recupero lo sguardo pedagogico, noi abbiamo il dovere di imparare, in qualche modo, a rendere le persone che incontriamo, bambini e genitori, competenti in ordine al possibile. Sono 3 parole magiche, secondo me. Cioè, io non ho il compito di dire a un ragazzo, no, un genitore, che questo bambino è tutto ok nella sezione, non è questo, ma ti dico che oltre a questo, che probabilmente ti è stato già detto da qualcun altro, che ha difficoltà nelle relazioni, che ha difficoltà nei movimenti, che ha difficoltà nelle autoregolazioni, io ti dico, vedete che torna il tema delle differenze, che ci sono delle possibilità, ne sei consapevole, diventa competente in ordine al possibile. Ci sono delle sfide possibili con queste bambine. Io l'ho visto, io educatrice l'ho visto, io insegnante l'ho visto. Ci lavoriamo insieme? Allora, questa è l'idea del servizio educativo come spazio di speranza, perché il senso profondo non è mica quello di, appunto, andare a dire no, no, ma vedrai, andrà tutto bene, no? Pensate quando ci sono anche situazioni in cui siamo noi, appunto, a dover comunicare delle difficoltà, no? Vado un pochino avanti. Cioè, ci possono essere delle situazioni in questa fascia d'età in particolar modo dove le diagnosi non ci sono, ma noi ci accorgiamo che c'è qualcosa che, permettetemi il termine, non ci torna, no? E allora cominciamo ad averci tanta paura, perché magari siamo molto brave, facciamo delle ottime osservazioni, facciamo delle osservazioni incrociate, mi auguro, perché prima di comunicare a un genitore qualche nostra perplessità sul funzionamento dei bambini, noi dovremmo aver fatto tutte le azioni possibili in termini di osservazione da una parte e dall'altra in termini di mediazione, che vuol dire ho cambiato il linguaggio, ho cambiato i modi con cui ho proposto quella cosa prima di dire che proprio su questa cosa qui non ci siamo, vedete lo speciale che è il nostro. Allora mettete caso che noi siamo stati bravissime, bravissimi, abbiamo fatto tutto questo lavoro e a un certo punto abbiamo un'urgenza di dire questo bambino mi preoccupa e ho bisogno di parlare con i genitori, no? E su questo noi dobbiamo essere molto bravi. Perché dobbiamo essere molto bravi? Perché noi sappiamo che daremo una comunicazione, come dice un papà, che non è una comunicazione che rasserena, è una comunicazione che comunque segnala una frattura. I genitori che ricevono una diagnosi dicono: non è che ci danno una ferita di fine, no? Loro dicono: non è la morte di una persona che è una ferita di fine, è una ferita d'inizio. Cioè qualcuno ti comincia a dire che comincerà per te qualcosa di complesso, complicato, difficile, perché poi le parole che si accompagnano spesso per tutta una serie di motivi sono anche queste. Allora io credo che quando ci capita queste situazioni,
A parte che i libri possono essere utilissimi per poter far passare anche ad alcuni messaggi, noi abbiamo il compito di descrivere al meglio quello che noi vediamo, quindi non abbiamo il compito di dire ma secondo me è un po' autistico, ma secondo me è un disturbo del linguaggio, ma secondo... No, giusto, noi non siamo questi professionisti così incapaci di fare il proprio mestiere, noi ad un colloquio con un genitore descriviamo quello che succede. Lo scorso anno, sempre in un percorso con un nido di Perugia, queste vostre colleghe mi raccontano questa situazione, questa loro preoccupazione per questo bambino, quindi costruiamo insieme proprio nelle descrizioni, vado anch'io ad osservare, insomma facciamo tutto una bella prodotto, diciamo, di documentazione ben fatto, per cui queste educatrici fanno il colloquio intorno a questo periodo, era gennaio più o meno, e comunicano ai genitori quello che stanno vedendo, quindi sono molto brave, devo dire, da fuori vi dico, trovano le parole adeguate, non arrivano a giudizio, non sollecitano, hanno una modalità comunicativa molto significativa. Questi genitori a questa comunicazione che cosa fanno? Niente, non reagiscono. Almeno secondo loro, in qualche modo, no? Le racconti che loro mi fanno, guarda, mo, era tutto questo sforzo, le parole giuste, no, non ci siamo. Molto demoralizzati quando loro incontrate a febbraio nel dirmi la reazione che questi genitori avevano avuto. E lì un po', diciamo, di dolore mi è un po' venuto, perché dico, vedi, fino a qui mi hanno seguito, poi l'ultimo pezzetto, perché vedete, siamo umani anche noi, a volte non sono venuti a venir, no? Non sono riuscita a venirmi dietro su tutto il ragionamento. Che è successo? Che a marzo questo papà, in una mattina qualsiasi, immaginate domani, una mattina qualsiasi, porta questo bambino al nido, nel consegnare questo bambino in un giorno in cui dici no, hanno fatto buono, hanno fatto moro, chiede in perugino, ma secondo te questo bimbo che c'ha? Allora, io questo racconto mi ha dato i brividi l'anno scorso, perché finalmente avevo, diciamo, una pratica da raccontare che stava dietro alcuni ragionamenti che volevo fare con le educatrici su questi temi. Allora, i tempi di una comunicazione e i tempi di accoglimento di una comunicazione di questo tipo non è detto che siano quelli che noi prevediamo. Cioè, io posso dare una notizia così a un genitore, possono passare giorni, mesi, anni, perché quel genitore mi dia un feedback rispetto a quella comunicazione. Ma come stavo pensando, questi genitori nel frattempo, non è vero che quella comunicazione non era arrivata dentro di loro, la stavano attraversando quella comunicazione, con i tempi di cui avevano bisogno. La bellezza di questo racconto qual è? Che questo papà quel giorno manifesta che lui era stato attento ad alcune cose, ma aveva avuto bisogno di un tempo di digerirle quelle cose. L'educatrice lì è stata bravissima, perché quando fate lavoro ottimo, va detto, perché noi gli ha detto, senti papà, vogliamo vederci domani alle 5, così ne parliamo? No, perché noi sappiamo che quando c'è il bisogno della cura, non è un bisogno che tu puoi congelare, no? Se un bambino piange improvvisamente, non è che gli dici, aspetta, congela l'emozione che alle 3 leggiamo e ti leggo un libro sulla rabbia, no? Giusto? Le emozioni non si congelano. Allora, quell'educatrice è stata bravissima, perché che cosa ha fatto? Si è presa 8 minuti, ma ha detto così, meno di 10 minuti per parlare in quel momento con quel papà. Quindi ha lasciato i bambini all'ausiliare, naturalmente, per 8 minuti e si è presa un tempo in quel momento per parlare con quel papà. Con quel papà che gli ha chiaramente detto, guarda, ho avuto bisogno di digerirla sta cosa, adesso l'ho presa in mano, ti ringrazio, che cosa facciamo insieme? Allora, noi la sappiamo reggere questo tempo d'attesa in cui gli altri digeriscono le nostre comunicazioni? O vogliamo che tutto è così, anche quando ci sono vissuti emotivi forti come quelli di cui stiamo parlando? Allora, mi raccomando, su questo, quando vi capitano queste situazioni, oltre al fatto che i libri ci possono aiutare tantissimo, no? Perché noi possiamo fare dei laboratori con i genitori, dove su alcuni temi cominciamo a ragionare con loro, i libri ci danno delle parole che spesso noi non abbiamo, no? E sono molto forti, vi dicevo, io con i genitori nei laboratori che facciamo li utilizzo tantissimo, perché mi rendo conto che le mie parole a volte sono totalmente inutili, mentre la forza che ha un libro è molto più significativa da questo punto di vista. E soprattutto in questi momenti usiamo delle parole che sono parole delicate, parole giuste, perché nessuno di noi può averci la presunzione di dire autistico, c'è un disturbo del linguaggio, secondo me è un po', no? C'è un disturbo, che ne so, non è il nostro mestiere, non andiamo nei linguaggi che non sono nostri, mentre viviamo il nostro, che è tanto bello, nelle forme in cui si può vivere, no? E nel frattempo non cadiamo in un altro vizio, diciamo, no? Di questo
pensiero, che può essere quello di dire, vabbè, adesso è iniziato l'iter di certificazione di questo bambino, sentite, aspettiamo che ci diranno, no? Ci diranno qualcosa, anche questo a volte lo registro, no? Quando vado a fare supervisione, mi dicono, beh, Moira, adesso ha iniziato un percorso, aspettiamo che ci dicano. Allora, l'aspettare che ci dicono, a me non va bene, per due motivi. Uno, perché abbiamo detto che il tempo di vita del bambino non è congelato, quindi i tempi di una diagnosi possono essere anche tempi molto lunghi e io non posso far finta che congelo la vita di quel bambino perché aspetto che qualcuno mi dica che cosa c'è nel tuo pezzettino oltre a te, oltre a quello che io vedo di te. No, non è giusto, la sospensione non mi sta bene. E seconda cosa, perché? Che cosa vuoi che ti dica qualcuno che non è stato mai dentro un nido, qualcuno che non conosce la scuola dell'infanzia? Ti può dire chi è quel bambino da quel punto di vista, ti può dare degli elementi di lettura del funzionamento, ma mai che ti dica che cosa si fa in una sezione della scuola dell'infanzia, ma mai che ti dica che cosa si deve fare in un nido, perché io credo che noi su questo non dobbiamo abdicare agli altri la nostra professione. Che cosa si fa in un nido? Lo decido io, se permetti. Te lo dico io quali sono le possibilità, perché sono io l'educatrice del nido. Tu raccontami che cosa hai visto di questo bambino, tu raccontami come funziona, tu raccontami dove sono le sue difficoltà. Poi il mio mestiere lo faccio io. Ah, su questo, evitiamo di andare a dire, beh, aspettiamo l'incontro con gli specialisti, così ci dicono che possiamo fare. E come? Ma no, c'è qualcosa che non mi torna. E no, lo specialista che ti dice cosa fare. No, lo specialista ti dice qualcosa che tu non riesci a vedere perché non hai degli strumenti di valutazione. Ma poi il fare educativo è roba tua, eh. Non lo deleghiamo ad altri. In questo vi dico, no, che a volte dopo mi accaloro, perché vedo che ci sono un po' delle deleghe su questo mondo, e invece è un mondo così bello che merita di essere preso in mano proprio, con tutta la sua, e ecco, arriviamo un po' speciale normalità, nel senso che cosa facciamo noi con un bambino con disabilità dentro un servizio 06? Facciamo le cose che facciamo con tutti. Oh, che bello, facciamo la normalità. No? C'è Dario Yanes che utilizza questa bellissima metafora della speciale normalità e lui dice, guardate che per lavorare bene in termini inclusivi bisogna mettere insieme due componenti. Una componente è una componente di ordinarietà, normalità. Canevaro con le sue parole, Andrea Canevaro con le sue parole meravigliose, mi colpì tanto nei primi anni della formazione, e diceva, insomma, vuoi fare un regalo a un bambino? Bambini in situazione di disabilità, regalagli l'amicizia. Cioè lui diceva, regalagli l'ordinarietà, regalagli le cose di tutti, perché c'è il rischio che, soprattutto nella prima infanzia, presi dalla corsa alla riabilitazione, loro non abbiano l'ordinarietà. Allora che cosa si fa in un nido, una scuola dell'infanzia con questi bambini? La bellezza del vostro lavoro si fa. Si fa il circle time, si vivono le routine con qualità, si vivono il gioco nelle mille sfaccettature che il gioco può prendere, con i possibili adattamenti, perché si chiama speciale normalità. Perché la letteratura ci dice, se c'è un bambino, lo vedremo adesso con i libri, no? Che ti porta un particolare linguaggio, perché è un bambino che non vede, oppure perché è un bambino che non parla e utilizza la comunicazione aumentativa alternativa, perché è un bambino in cui devi fare un cartellone, una bella documentazione cartellonistica, perché lui non si ricorda le azioni che bisogna fare per mettere a posto le costruzioni. Allora ha bisogno, che ne so, di quella che in letteratura si chiama una task analysis, no? Vado a scomporre le azioni, le rappresento con un bel cartellone, dove utilizzo anche delle immagini, e mi rendo conto che quel cartellone non lo guarda mica solo Mario, ma lo guardano tutti, per quel che il cartellone fa bene a tutti. Allora la logica di un servizio 06 è questa qua, permettere ai bambini di vivere un po' di ordinarietà, il gioco, la frustrazione, un po' di noia, la ordinarietà. Loro hanno bisogno di imparare a vivere in un servizio 06, per me in tutta la scuola, ma allargherò così anche domani con i vostri colleghi. Hanno bisogno di imparare a vivere, non è che hanno bisogno di essere aggiustati, abbiamo detto. Dall'altro sono bambini che a volte esportano una raffinatezza di sguardo, che diventa anche la vostra se avete la fortuna di farvi contagiare, appunto come ci diceva Pontigio all'inizio, oppure vi regalano dei linguaggi specifici, che sono così belli che tu dici, mamma mia, questo libro è così bello che... Anche se nasce, non lo so, adesso qui vi facevo degli esempi perché sono esempi abbastanza noti, conosciuti, ad esempio, no, la possibilità di avere dei libri in simboli, che sono dei libri che nascono, diciamo, a volte modificati, quindi sono dei libri che esistono già in letteratura e che sono trasformati nel codice dei simboli perché alcuni bambini non hanno accesso al codice, diciamo, scritto e hanno bisogno in qualche modo di utilizzare simboli. Allora io nido a scuola, dico, belli questi libri, ma non li uso mica solo per il bambino Marco, quando arriva Marco che non parla,
ma io mi metto a disposizione di tutti. Oppure c'ho un bellissimo libro tattile, adesso qui, insomma, non abbiamo tempo, se avevo preparato un po' di libri da farvi vedere, ma li trovate, poi ho visto che ci sono altri incontri su questi temi, insomma, avete fatto anche in passato degli incontri molto belli con l'istituzione Procechi, insomma, ad esempio il libro tattile in un servizio 06, secondo me, dove c'è la possibilità di un'esplorazione aptica, sensoriale, ma scherzerete, di una bellezza che fa bene a tutti, a ciascuno. Allora è questa la logica. C'è questo bambino che mi porta un linguaggio nuovo, mi porta il piacere di confrontarmi con una letteratura che non avevo mai visto, che non conoscevo. E non faccio lo scaffale di Marco, naturalmente, li metto a disposizione di tutti. Allora, questa che sembra una cosa banale e scontata è secondo me la partita più bella che un servizio 06 può vivere all'interno di questa partita inclusiva. Regalare ordinarietà, regalare normalità, chiamatela come vi pare, regalate quello che voi sapete fare benissimo. Per cui quando un genitore vi porta un bambino in situazione di disabilità in un nido, una scuola dell'infanzia, io gli direi: ti regalo tutto quello che so fare, ti regalo la bellezza di questi servizi, niente di più, perché è tanto, perché è già tanto, è già tutto secondo me, no? Quindi quando noi abbiamo questi contesti in un servizio 06, no, dovremmo imparare a documentare i passi di questi bambini e di queste bambine, perché capite bene, dice sempre Canevaro, i passi di questi bambini sono un po' come, a proposito di mare, noi facciamo mare, lasciamo le nostre impronte, arriva un'onda e te le porta via. Se non sei attento, se non hai cura, se non hai pazienza, se non sai stare in attesa, come vedremo adesso alla fine di questo incontro, tu quei passi li hai persi, non li vedi. Invece hai bisogno di stare sempre lì a cercarli anche, imparare a dialogare con altri professionisti, naturalmente, però portando la specificità della nostra cultura, ripeto, non andando a chiedere neuropsichiatra, psicologo, che faccio con questo bambino? No, no, tu dammi tutto il tuo sguardo, poi il che faccio lo definisco nel mio contesto, insieme alle mie colleghe, con i miei colleghi, perché noi siamo noi gli esperti di quello spazio, quindi tu regalami più narrazioni possibili di questo bambino, poi vedrò quello che sono in grado di presentare e di proporre a questo bambino. Accompagnare le famiglie, importantissimo in questa fase, oltre la predeterminazione, aprirsi a più linguaggi possibili, perché più sono i linguaggi che noi abbiamo ordinariamente, normalmente nel nostro servizio, più si sarà possibilità per raccogliere tutte le diversità e tutte le differenze, permettere ai bambini e alle bambine di sperimentare fin da piccoli che ciascuno ha il suo posto nel mondo e soprattutto piano piano anche sperimentare ad esempio il piccolo gruppo, no? Sperimentare, ci sono delle letture molto belle, ne abbiamo parlato anche negli scorsi anni, per chi ha avuto magari piacere di frequentare anche altri, gli altri, diciamo, interventi che avevo fatto su questo tema, ma ci sono anche tanti libri che servono anche ai bambini e alle bambine di far pace con questi temi, in qualche modo, fin da piccoli, di confrontarsi con la diversità, di confrontarsi con le possibilità che ciascuno di noi ha di essere venuto al mondo in maniera unica ed irripetibile. Ma con questa ultima frase a cui tengo molto, perché davvero io credo che nei servizi 06 ci sia già così tanto di buono che non dobbiamo inventarci tanto. Dobbiamo averci un po' di cuore buono, secondo me nel senso più bello del termine, cioè di attenzione, di premura, del mi interessa la storia di questo bambino perché naturalmente ne ho la responsabilità, e dall'altro di imparare ad intrecciare i linguaggi che magari questi bambini stessi ci presentano. E mi piaceva, perché poi siamo arrivati un po' quasi alla conclusione di questo incontro, mannaggia me, io parlo troppo sempre, poi questi incontri mi volano, e quindi vi chiedo già scusa, insomma, perché sono arrivata un po' lunga e invece avevo anche il desiderio di dirvi altre cose, ma vedete, ho sbagliato i tempi della progettazione, oppure i tempi della mia chiacchiera, assolutamente probabile, o della mia passione dentro questi temi. Però prima di salutarvi, avevo il piacere di condividere una canzone molto molto bella di Giorgio Gaber, che si chiama L'attesa, che è una canzone che ci porta proprio su questo atteggiamento di stare, cioè secondo me questi due mondi, che sono due mondi molto belli, no? Perché la lettura ci ha un po' accompagnato, ma la lettura è un canale, un mediatore importantissimo appunto dentro questi contesti con i bambini, le bambine, le famiglie, ma ripeto anche per noi, soprattutto per poter pacificarsi con alcune cose rispetto ad alcuni temi che possono muoverci tantissime corde per tantissimi motivi che ciascuno di voi sa, personali, professionali, eccetera, eccetera. Allora, c'è questa bellissima canzone che mi piaceva condividere con voi, con la quale poi ci salutiamo, e vi ringrazio davvero anche per il tempo in questa parte finale della serata, in questo momento storico dove immagino
che avrete anche livelli di stress non vostri, purtroppo legati anche alla condizione che state vivendo naturalmente nei servizi. Insomma, vi sono nel cuore, vi penso quotidianamente, perché so, insomma, posso immaginare che vuol dire anche vivere adesso in un servizio dentro questo tema. Ci sentiamo questa canzone, una canzone che è un augurio che io vi faccio in realtà, sfruttando le parole più belle sicuramente delle mie, utilizzando appunto Giorgio Gaber, con l'idea proprio di imparare a stare in attesa, di non averci questa fretta di chiudere, definire, perché questo mondo a me questo mi ha insegnato, cioè questa capacità di non aver per forza il controllo su tutto, perché di fatto il controllo non è nostro, soprattutto in educazione, e di star lì pronti ad accogliere le cose quando arrivano, nella bellezza con la quale arriveranno sicuramente. Allora, intanto ve la faccio sentire, poi ci salutiamo con molto piacere. Allora, vado, eh? Non lo so se la conoscete, è una canzone molto molto bella, secondo me. Allora, adesso vi metto prima la canzone e poi vi metto il testo di qua. Allora, eccola qui. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa, come avrà bisogno di silenzio, siamo come in attesa. No, non parlatemi, bisognerebbe ritrovare le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima. E l'uomo in quelle ore guarda fisso il suo tempo, un tempo immune d'avventure, da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa, è un gran bisogno di silenzio, siamo come in attesa. Perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento della sua fine o di un neo rinascimento. Non disturbatemi, sono attirato da un brusio che non riesco a penetrare, non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, di nuovo qualunquista, guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena, e un andar via di cose dal loro posto, c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte o dell'oblio. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa, è un gran bisogno di silenzio, siamo tutti in attesa.
canzone molto bella, assolutamente, secondo me, perché ci regala alcune parole, che sono parole che io spero riempano, davvero riempiano la vostra vita professionale tutta, ma in particolar modo quando vi troverete a riflettere su questi temi, no? Si parla di silenzio, si parla di attesa, si parla di capacità di non voler saper tutto, no? Un buon professionista su questi temi sa abbastanza, perché poi incontra le persone e quello che manca glielo regalano in qualche modo le persone con i quali si interfaccia. E quindi vi ringrazio davvero di cuore, naturalmente condividerò anche il resto del materiale che avrei avuto il piacere di socializzare insieme, di appunto in qualche modo condividere con voi. E poi naturalmente in fondo vi metterò questa bibliografia di alcuni testi che avete già visto, ma altri che possono servirvi naturalmente anche per poter ragionare con genitori e bambini in particolar modo su questi temi, e poi magari una bibliografia diciamo più accademica se vorrete naturalmente star dentro alle riflessioni che abbiamo fatto in questo pomeriggio. Vi ringrazio davvero tanto per essere state con me in questo tempo di ascolto e di riflessione. Non lo so se c'è con me qualcuno con i quali possiamo salutare, oppure se direttamente saluto io. Ecco Maria Assunta. Eccola qua. Grazie Moira, splendido incontro. In chat c'è un plebiscito per te. Ma grazie. Grazie, stai leggendo. Grazie. Grazie anche a voi tutte e tutti per essere stati con noi oggi. E ancora grazie Moira. Grazie a te, grazie a voi davvero di cuore. E chissà, magari ci rincontreremo. Io sono felicissima di poter ripassare un po' di tempo con voi se sarà possibile. Quindi grazie davvero. Grazie tante. Un bacio a tutti. Grazie.